concludere, ma l'altra cosa che invece vorrei sottolineare come un'area di sviluppo che secondo me ci porrà dei problemi, sicuramente pone a me dei problemi, è quello in cui le libertà di circolazione economiche hanno già un vantaggio rispetto alla libertà di movimento dei cittadini, e ora sta emergendo un nuovo diritto economico che è l'articolo 16 della Carta. E questo per me è è qualcosa di veramente molto problematico. E l'articolo, ricorderete la sentenza Lemo-Herron, ma anche Akbita e Aget Iraklis, dove la Corte usa l'articolo 16 della Carta per limitare la discrezionalità degli Stati membri, dove questa discrezionalità era in realtà stata data dalle normative comunitarie, soprattutto in Lemo-Herron, dove era un caso di minima armonizzazione, ma anche in Akbita, dove di nuovo le direttive sulla non discriminazione sono di minima armonizzazione, e la Corte dice, beh sì, tu quella discrezionalità la puoi usare, ma nei limiti della Carta. E nei limiti della Carta, in questo caso, significa che io ti applico l'articolo 16, quindi la libertà di condurre un'impresa, e ridefinisco quell'equilibrio fra i diritti sociali e i diritti economici che erano stati definiti dal legislatore comunitario. E questo, secondo me, è molto... Non sono tantissimi i casi, sono 3 o 4, però... continuano a esserci, e secondo me è molto interessante, perché è come se stesse emergendo, da un punto di vista, vediamo che ritornano i casi dove il trattato non si applica perché la situazione è puramente interna, ma dall'altra vediamo che si sta emergendo un diritto puramente economico che non ha bisogno di base transnazionale, basta che ci sia stata una direttiva. Akbita è un altro, cioè Akbita è terribile da quel punto di vista, perché non puoi fare una cosa del genere, non puoi decidere che la libertà sancita dalla Carta di condurre un'impresa agisce da controbilanciamento al diritto a non essere discriminati nel posto di lavoro sancito dalle direttive. Lo puoi fare in altra maniera, ma non lo dovresti fare con la Carta, perché se lo fai con la Carta veramente limiti le possibilità degli Stati membri di disciplinare una materia molto complessa come quella del velo islamico. Ora, secondo me questi sono, ovviamente queste sono cose abbastanza banali da un punto di vista, il fatto che questi sono i principi fondamentali su cui si è costruito il mercato unico. L'unica cosa, appunto, con cui vorrei concludere è che secondo me stiamo di nuovo a un punto di volta in cui la Corte sta cercando di nuovo quell'equilibrio nel caso dei cittadini non economici, ma anche nei cittadini economici, per poter garantire agli Stati membri da una parte di avere le loro policy nazionali, soprattutto su welfare, ma dall'altra parte vediamo questo emergere di un articolo, di un'interpretazione abbastanza aggressiva della Carta, di un diritto economico che ha precedenza da un certo punto di vista sugli altri diritti sociali. Grazie alla professoressa Spaventa, non voglio commentare la sua relazione. Effettivamente sembra che ci sia qualche modifica, ma bisogna vedere se sono dettate dalle situazioni specifiche, perché in alcuni casi non c'erano le condizioni per essere generosi come in altri casi, e quindi bisogna pur tener conto delle esigenze degli Stati con per esempio i migranti. Non mi pare che la Corte sia stata tanto generosa, se non far rispettare certe limitazioni che erano implicite nella regolamentazione. Questa, diciamo, è la mia impressione. E per quanto riguarda
situazioni puramente interne, io credo che nella sentenza Urlens de Schutet sia stato messo in chiaro quali sono i termini e quindi si è chiarito che cosa aspetta il giudice interno e che cosa aspetta la Corte. Poi in concreto capitano sempre situazioni in cui è difficile cogliere il senso dell'appartenenza, ma i criteri generali sono fissati con le relative deroghe in quella sentenza e credo che sia stata fatta ad arte per poter appunto fissare con chiarezza i limiti. Grazie comunque. Adesso abbiamo qualche minuto per un dibattito eventuale, se qualcuno vuole chiedere la parola o fare qualche commento su una delle relazioni che è stata svolta questa mattina. No, un qualsiasi tema su cui avete chiarimenti da chiedere o osservazioni da fare. Non vedo nessuno, quindi vuoi fare tu una domanda? Il professor Cannizzaro. Non voglio fare evidentemente una domanda a me stesso, la vorrei rivolgere alla professoressa Morviducci che ha fatto relazione. No, appunto, non voglio farla a me stesso, ma alla professoressa Morviducci che ha fatto una relazione molto interessante. Claudia, per quanto riguarda i rapporti fra Corte di Giustizia e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è vero che la Corte di Giustizia non ha seguito in passato molto gli standard di protezione, eccetera, forse recentemente un po' di più, ma questo non è un discorso che vorrei svolgere. Vorrei che tu mi dicessi invece se la Corte di Giustizia si ritiene vincolata a seguire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo anche quando lo standard, che è uno standard minimo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, non mi ricordo quello che è, invece si abbassa. In particolare te lo vorrei chiedere in riferimento al caso che mi pare che si chiami Garson, ma il caso Maciste, Ricucci, deciso, no? Insomma, quando A e B ha abbassato lo standard nel bis in idem, la Corte di Giustizia ha fatto una sentenza che pone un problema interpretativo, non si riesce a capire se l'ha seguita al ribasso o se l'ha mantenuto più in alto. L'avvocato generale ha esplicitato il problema, ma insomma, ecco, volevo un pochino sapere, secondo te deve seguirla anche al ribasso oppure no? No, io credo che comunque l'articolo 53 dovrebbe dare delle indicazioni in questo senso, perché quando dice sostanzialmente che non si può, cioè sostanzialmente il livello primo è un livello minimo quello che si deve ricavare dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e poi l'articolo 53 sostanzialmente dà delle indicazioni nel senso che vista l'autonomia e dei vari sistemi di tutela di diritti dell'uomo e il fatto che in ogni caso nessuno di questi sistemi può portare in qualunque modo a un abbassamento della tutela che viene garantita, io credo che a fronte di un ripensamento in certi settori da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia non è tenuta a rispettare questo eventuale abbassamento. Il problema è se poi lo vuole fare. In altri termini, se può approfittare di un, diciamo, per certi versi, ripensamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per abbassare a sua volta. Ma questa è una scelta, diciamo, che non è obbligata, è una scelta di tipo politico che può dipendere da diverse cose. Quindi credo che non ci sia, diciamo, l'automatismo dovrebbe essere nel senso, a mio avviso, di dover rispettare quanto dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo qualora sia più garantista di quanto magari non si possa leggere direttamente dalle norme della Carta. Quindi il riferimento è alla CEDU perché si ritiene che sia più avanzata di quanto magari la Corte di Giustizia fino a quel momento non sia stata rispetto a determinati diritti. Ma non credo che si possa utilizzare l'articolo 52 numero 3 per arrivare a un abbassamento. Questo mi sembrerebbe contrastare con l'articolo 53 in ogni caso. Questa... A me sembrava un po' il contrario, però no, nel senso che il problema è l'individuazione della recidività, della durata, degli aspetti materiali del reato. Le formule sono abbastanza simili, il problema è la costruzione
del bis e dell'idem. E lì mi pare che insomma la Corte abbia chiarito alcune cose che a Strasburgo non erano rimaste, dalla sede di Strasburgo non erano emerse. Io non ho capito se l'ha fatto, per la verità. Secondo me l'ha fatto, comunque. L'ha fatto. Diciamo che noi non abbiamo capito, ecco. E non usando i microfoni non capiranno il suo. Bene, c'è qualche altro intervento? Professor Caggiano. A parlare del triangolo con la Commissione, non l'avevo considerato. La Corte di Giustizia e il legislatore. Vale a dire, ci sono delle materie, per esempio mi ero occupato dei servizi di interesse economico generale, nei quali ad un certo punto la Corte, su una situazione di cui magari era anche difficile sostenere che avesse una rilevanza transnazionale, gli autobus di un land tedesco, e la Corte dice delle cose che restano scolpite nella pietra. Ancora oggi, quando si esaminano alla luce degli articoli 106 paragrafo 2 e 107 legittimità degli aiuti, la compatibilità dei finanziamenti, dei sussidi, di tutte le altre forme di finanziamento, chiamiamolo di compensazione del servizio pubblico in alcuni casi, si parla della sentenza della Corte. Ma nel frattempo la Commissione ha creato delle comunicazioni interpretative, de minimis, oppure diciamo una governance sulla base dei principi che la Corte ha, ma ovviamente in maniera innovativa. Quando parlavamo di consolidamento e sviluppo, parliamo di questo processo per cui dalla sentenza della Corte si passa a una comunicazione interpretativa della Commissione, l'ha fatto tante volte, persino il cassiste di John, eccetera, eccetera, e poi però il legislatore ne tiene conto. Ma malgrado il legislatore sia intervenuto, per esempio, nei settori cosiddetti regolati, specifici, dei servizi di interesse generale, ciononostante sia la Commissione che la Corte ritornano a fare questo discorso. Primo, secondo, terzo, quarto criterio indicato dalla Corte di Giustizia, e fa puntualmente questo riferimento. Ecco la complessità, a mio avviso, di questo trilogo tra la Commissione, i principi della Corte che aprono le dichiarazioni della Commissione, e poi il legislatore che riporta i principi di solidarietà, di accesso universale ai servizi, eccetera, eccetera. Quindi una cosa importante, a mio avviso, è riflettere anche su questo aspetto, non solo il rapporto tra Corte e legislatore in senso tecnico, ma anche di governance della Commissione, e di sui principi, ma sulla... Bisogna o no denunciare la sovvenzione e quindi chiedere? Sotto una certa soglia, va bene, ma se ha queste caratteristiche. E poi ci sono altre dichiarazioni interpretative, per esempio quella sugli aiuti di Stato del 2016, non solo i pacchetti Monti e Almunia. E quindi diciamo, è qui la complessità di un sistema in cui non... Il ruolo della Commissione è molto importante. Lo dico perché la Commissione vive una crisi di identità. Il legislatore, sappiamo, democratico, maggioranza, si creano maggioranze di un certo tipo previste dal trattato, con la popolazione corrispondente a una certa percentuale, eccetera. Ma la Commissione, con il principio dello Spitzkandidat, con la politicizzazione che verrà, che in parte c'è, ma verrà sempre di più, la Commissione può giocare un ruolo nella costruzione dell'integrazione, ma chissà, forse anche nell'arretramento dell'integrazione. La Commissione, diciamo,
rappresenta questo ponte tra la Corte, che crea il diritto, non ho dubbi su questo, e il legislatore, che poi viene conto delle maggioranze. Se qualcuno volesse riflettere su questo, sarei grato. Scusi, la di no. Beh, prima la di no. Ha chiesto prima la parola, quindi... Grazie, è un tema sul quale un po' casualmente, ma insomma ci siamo occupati proprio ieri nel seminario dei miei studenti, quindi mi fa piacere insomma riferire un atteggiamento. Allora, in linea generale a me sembra che il Parlamento europeo stia negli ultimi tempi cercando un po' più del passato di favorire degli interventi della Commissione. Cioè l'impressione di un ruolo un po' più attivo del Parlamento europeo. Naturalmente non possiamo immaginare, temiamo un po' insomma quello che arriverà dal prossimo Parlamento naturalmente, ma questo insomma sta direi abbastanza andando in questa direzione. Non sempre la Commissione risponde positivamente. Ci sono tanti esempi che possiamo immaginare a questo riguardo, per esempio anche proprio quello relativo agli strumenti di controllo in relazione all'articolo 7, no? Dove il Parlamento europeo ha proprio proposto un accordo interistituzionale. La Commissione ha risposto picchi, ha detto no, questo accordo è interistituzionale, ora non lo facciamo proprio. Insomma, lì il dialogo veramente si è prospettato come difficile. E, ci sono varie situazioni nelle quali, quella a cui mi voglio riferire insomma, in particolare è quella relativa allo sviluppo delle tecnologie, dunque alla difficoltà di utilizzare l'assetto normativo attuale in relazione a sviluppi che ovviamente non erano immaginabili nel momento in cui quegli atti normativi sono stati posti in essere. Allora, tutto questo nel triangolo che giustamente viene evocato, che cosa comporta? Comporta da un lato un'esigenza di sviluppo normativo, però non sempre questa esigenza viene soddisfatta dalla Commissione attraverso le proposte, proprio per la difficoltà che la Commissione magari immagina di andare poi a trovare quel consenso necessario da parte degli Stati. Allora, un caso che come esempio insomma volevo fare è proprio in relazione alle direttive che concernono la tutela dei consumatori. E noi abbiamo visto come da un lato il Parlamento europeo stia cercando di sostenere l'idea che alcuni sviluppi tecnologici, per esempio quelli dei droni o delle auto senza conducente, no? Richiedano una nuova normativa. Allora, il Parlamento europeo va in questa direzione. D'altro lato la Commissione dice che non ce n'è bisogno, cosa fa? Dice allora io emetto degli orientamenti interpretativi. Quale sarà il valore di questi orientamenti interpretativi? Si vedrà poi di fronte alla Corte di Giustizia, no? Quindi qui si sviluppa secondo me un nodo del problema che è giustamente stato evidenziato, perché mi pare che nella prassi recente questi nodi problematici di rapporti tra il Parlamento europeo che chiede l'intervento normativo, la Commissione che dice ma no, fermiamoci all'interpretazione, a cercare di sostenere una certa interpretazione, ma poi chiaramente sarà la Corte di Giustizia a dire se quella è l'interpretazione, saranno poi i giudici nazionali a vedere se conformarsi oppure no a quella interpretazione. Mi sembra un nodo problematico su cui secondo me giustamente ci invitavi a riflettere. Prego. Ah, non aveva chiesto. No. Un altro esempio è Schengen. Schengen è oramai il blocco delle frontiere è oramai totalmente illegale, perché sono scadute tutte le possibilità 25, 27 del regolamento. Sono tutti andati oltre i 24 mesi prolungamente, eccetera. Il legislatore non riesce ad approvare la legge e la commissione che fa una dichiarazione interpretativa e dice stiamo aspettando il legislatore. Questo è chiaramente fuori da ogni logica dell'integrazione ed è chiaramente in violazione delle regole di competenza istituzionale. Non c'è altra soluzione. Quindi e perché bisognerebbe allora avviare delle procedure di infrazione contro gli stati e quindi non vedo altre soluzioni, però ecco sulle comunicazioni no, perché quello non è un problema nuovo, quello che ha sollevato il professor Caggiano.
però finché non si pronuncia la Corte si sta in questo limbo per cui c'è la comunicazione che non è vincolante, ma di fatto la Commissione la considera perché ritiene che la sia la corretta interpretazione dei diritti comunitari, e poi la Corte che dovrà appunto ancora pronunciarsi. Questa non è una situazione nuova. Però anche qui non, la comunicazione non dovrebbe innovare, quindi però crea certamente una situazione di aspettativa da parte degli osservatori. Ci sono altri... La dottoressa Iannone. La dottoressa Iannone. Io non avevo capito che c'era questa critica al funzionalismo, avevo capito al contrario che era proprio. Io credo che il dissenso sia importante, sia l'essenza del dibattito scientifico. Anch'io questa volta non lo colgo, nel senso che, come abbiamo visto, come ha detto anche il professor Tizzano alla fine del mio intervento, l'Unione, la Corte di Giustizia, nell'interpretare il diritto europeo, ha contribuito moltissimo al suo sviluppo e io lo considero, come credo lui, come credo un po' tutti, una cosa positiva. Poi, ha aggiunto anche Tizzano, stavolta un pochettino più cauto, poi in qualche sentenza la Corte può fare qualcosa che non va. Io aggiungo che non solo in qualche sentenza, in qualche orientamento, eccetera, ma questo non toglie i meriti che la Corte ha avuto nella costruzione dell'ordinamento europeo. Quindi stavolta con la massima franchezza, non per essere d'accordo a tutti i costi, ma mi pare che siamo d'accordo. Il criterio funzionale. Il criterio funzionale. Bene. Per darle il microfono. Sì. Allora, nel frattempo. Sì, allora adesso dobbiamo chiudere perché il buffet è pronto. Volevo rapidamente, un minuto soltanto, uno, ringraziare il professor Caggiano per l'organizzazione di questa. Che finora è stata perfetta e quindi credo che continuerà così. Secondo, ricordarvi che domani c'è la lezione inaugurale della conferenza del presidente Lenartz e quindi vi invito ad essere qui domani presenti e puntuali. E terzo, di augurarvi buon appetito.
Posso chiedervi di mettervi il cartellino per poter essere individuati all'ingresso? Grazie. Come dove prendere posto? Io colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare Gianni Caggiano che ha organizzato questo convegno, per complimentarmi del successo di questo convegno che vede anche tanti giovani e questa è una bellissima cosa. E poi anche per tutta l'attività che Gianni ha fatto per la costituzione dell'associazione e anche per aver dato una casa al convegno e all'associazione. E mi sembra di capire che questa sarà una casa forse destinata ad accogliere nuovamente sia le attività dell'associazione che del convegno. E anche di questo bisogna ringraziarlo. Questo convegno fa un po' il punto su tanti aspetti. Trovo molto giusta l'idea di fare anche una sessione come quella di oggi pomeriggio che viene chiamata l'azione materie, e cioè il diritto sostanziale dell'Unione. Lancerei un'idea per il prossimo anno. Sarebbe bello, visto che la nostra è un'associazione destinata, si spera, a durare e anche ad allargarsi sempre più, sarebbe bello che una volta all'anno questo convegno facesse il punto su temi specifici, di come si è evoluta la giurisprudenza normativa nei singoli settori. Quindi una sorta di convegno annuale che faccia il punto e che consenta un aggiornamento delle ultime novità, visto che diciamo una base si spera che ce l'abbiamo già tutti. E questo potrebbe essere anche un modo, proprio anche nei settori, nei singoli settori, di vedere da un anno all'altro che cosa è cambiato e magari ogni anno si possono anche mettere sotto riflettore forse i settori in base proprio al loro dinamismo, quelli dove ci sono più novità. Questa potrebbe essere una scelta e anche forse si potrebbe fare, mi permetto di dare un suggerimento da accademica, una call for papers per i giovani su queste sessioni. Bene, oggi abbiamo tantissimi panelist a cui mi è stato detto dal nostro organizzatore di dare 15 minuti, quindi conto sul vostro self-restraint, cercate di non sforare più di tanto. Io poi mi scuso perché domani avevo ricevuto un invito precedente dell'Associazione Italiana dei Giuslavoristi dove devo fare una presentazione. E quindi io, finito questo panel, dovrò andare via, non potrò esserci. Mi sono già scusata col mio presidente, con Lenners, che mi ha detto però che è opportuno anche noi andiamo a parlare anche nei convegni delle altre discipline. Allora, inizia Andrea Biondi, che ha chiesto l'ultimo posto perché ha un PowerPoint, nella migliore tradizione inglese, ottima tradizione peraltro, che ci parla di aiuti di Stato. In realtà non mi è riuscito a metterlo, quindi non c'è nessuno che lo aiuta. No, è antipatico, è la deformazione anglosassone. Quindi praticamente vado a caso un po' come mi capita sempre, insomma, perché non ce l'ho davanti, quindi non importa, si fa più a discussione. Grazie Presidente, grazie Giudice. Grazie dell'invito, mi fa piacere notare che i membri dell'Accademia Britannica sono ancora ben accetti e ho provveduto comunque immediatamente a saldare la quota associativa, perché non si sa mai, in cash, quindi brevi mano. No, davvero, grazie, in euro, avevo chiesto. Comunque grazie dell'invito, è davvero un bocca al lupo alla nuova associazione. Veramente spero ci sia tante possibilità anche di collaborare magari in futuro anche magari con King's College London. Tanto per iniziare la sessione pomeridiana in leggerezza, aiuti di Stato. Settore, insomma, per rimanere un po' in tema britannico, uno dei gioielli della corona del diritto europeo, sistema più esteso, più funzionante, più brillante di controllo di aiuti, di sussidi e aiuti in tutto il mondo, direi. Tanto è vero che appunto il mio paese di adozione prima si pensava di abolirlo tutto e invece ora ce li teniamo. Quindi è un grande esempio di come fare a regolare gli aiuti pubblici. Però non sono qui per discutere quanto siano belli gli aiuti di Stato, anche se appunto un periodo in cui
mi viene naturale essere un po' difensivo verso il diritto europeo, ma appunto per discutere brevemente il contributo della Corte nel consolidamento e nello sviluppo del settore degli aiuti di Stato. Ora, qui mi ero preparato una slide di quelle, ci avevo messo tutta la notte, ma non la posso far vedere da lontano. Le questioni degli aiuti di Stato arrivano alla Corte attraverso strade, attraverso diversi percorsi, e naturalmente è un settore un po' particolare perché la competenza della Commissione è particolarmente intensa, esclusiva per quanto riguarda le cause di compatibilità, e anche sulla questione nozione d'aiuto è chiaramente decisiva. Tant'è vero, come diceva anche il professor Cangiano questa mattina, addirittura nel 2016 la Commissione si è sentita così sicura da approvare una comunicazione sulla nozione d'aiuto. La Corte, in un certo senso, esercita un sindacato indiretto sulle decisioni della Commissione attraverso il filtro delle sentenze del Tribunale. Tribunale con cui la Corte, soprattutto nel settore degli aiuti di Stato, intrattiene un dialogo, come si dice, vivace, robusto, insomma, ne parliamo tra un secondo. Altro dialogo molto importante per la Corte nel settore degli aiuti è quello con le corti nazionali, sempre di più, attraverso la strana via e porta della violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, stand still clause, e anche questo sarebbe tutta una questione da esaminare, e infine con gli aiuti, con naturalmente un dialogo con gli Stati membri, sempre attraverso il filtro del Tribunale, e poi nelle azioni di recupero e anche e soprattutto nelle azioni per le sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza a una sentenza della Corte. Quindi tante vie, tanti percorsi, tanti dialoghi. Io mi concentro brevemente sui classici, cioè sulla nozione d'aiuto. Il ruolo della Corte non è così semplice come può sembrare, perché da un lato la Corte ci ricorda sempre molto enfaticamente che è il suo compito applicare rigidamente le norme di aiuti di Stato, in quanto le norme di aiuti di Stato sono fondamentali, servono appunto a proteggere l'integrità del mercato, l'efficienza del mercato e l'evitare appunto ogni distorsione della concorrenza. D'altra parte, non tutte le misure statali di politica economica sono aiuti di Stato. Il perimetro in cui la Corte si deve muovere è quindi non facilissimo, ma è determinato dal 107 paragrafo 1, che come tutti sanno contiene una lista di criteri che devono essere soddisfatti per poi qualificare la misura statale come aiuto. Risorse statali, vantaggio economico, selettività della misura e l'effetto sulla concorrenza e gli scambi. Il 107.1, siccome anche stamattina si è parlato un po' di nostalgia, è rimasto immutato dal 57 in poi, quindi in realtà non c'è stato nessun cambiamento su questo. Però la giurisprudenza della Corte in materia di nozione di aiuto, secondo me, è in continua evoluzione, nonostante sia stato sempre lì, è sempre in continua evoluzione. Ora, naturalmente, quando soprattutto anche noi in Inghilterra si dice è in evoluzione, vuol dire tante cose. Può essere un modo garbato per dire è incoerente, può essere un modo per dire è sempre nuova, eccetera. Quindi diamo un'occhiata a qualche flash su questa giurisprudenza. Ad esempio, magari ne faccio un paio sole. Ad esempio, nozione di risorse statali. È un tema su cui si è discusso praticamente per 50 anni e secondo me, purtroppo al presente, ci sono diverse interpretazioni e diversi orientamenti giurisprudenziali. Ad esempio, almeno due, se non tre. Il primo è il cosiddetto test del trasferimento diretto o indiretto di risorse, che tutti si ricorderanno della sentenza Preston Electra, in cui la Corte, nel decidere se un obbligo di acquisto imposto dalla legislazione tedesca rispetto di acquisto di energia verde, obbligo imposto ai distributori di energia, aveva stabilito che nonostante vi fosse un chiaro effetto anticompetitivo,
la misura comunque non era da qualificarsi come risorsa statale, perché appunto l'obbligo finanziario era stato trasposto sulle società private. Sentenza che è stata recentemente ribadita nel caso Enea, che non è, sarebbe ENEA, e non è l'eroe, ma è una società polacca di energia. L'altro test è quello del cosiddetto controllo pubblico, ovvero, ad esempio, uno dei tanti casi, l'Associazione des Vins de Colère, più o meno la stessa faccenda, obbligo di acquistare un certo tot di energia pulita da produttori, però praticamente le risorse venivano riprese, uno, in bolletta, perché i consumatori pagavano di più, e poi questo extra cost veniva rimesso dentro un fondo gestito dallo Stato e poi ritrasferito nuovamente ai distributori. Quindi in realtà si parla esattamente della stessa sostanza, però da un lato, in Pressing Electra in Enea, il peso finanziario è direttamente sulle imprese, mentre in Associazione de Colère e altri tantissimi casi, austriaci, tedeschi, eccetera, eccetera, invece c'è un momento di veicolo, c'è un momento in cui la risorsa è gestita anche solo per ridistribuirla dallo Stato. In un caso la misura è risorse statali, nell'altro no. Ora, la differenza è sottile e la Corte si sforza in varie sentenze di cercare di spiegare la differenza, soprattutto dicendo appunto in realtà, tipo nei casi di Pressing Electra, il rischio commerciale è dell'intera, è sull'impresa solamente, mentre in altri settori comunque lo Stato fornisce quasi una garanzia se le cose vanno male, eccetera. Però rimane, secondo me, un po' una giurisprudenza un po' formalistica, e secondo me la perplessità rimane soprattutto nel far dipendere l'interpretazione del trattato 107.1 dal tipo di normazione nazionale, dal tipo di tecnica regolamentare adottata dagli Stati membri. E tra l'altro questo è uno principio che la Corte stessa in altri settori dell'aiuto di Stato sancisce invece come negativo. Non si può far dipendere l'interpretazione del trattato da come gli Stati membri si regolano. Quindi questo è un mio primo esempio di orientamenti confliggenti, con qualche frizione, eccetera. E poi mi tocca, per forza, il criterio della selettività. Il criterio della selettività è in materia soprattutto di aiuti fiscali. Ora, naturalmente, il perché è controverso è abbastanza lampante, perché naturalmente ogni contributo su un'impresa può essere un vantaggio a quello che non lo paga. Quindi in realtà ogni tassa, volendo proprio semplificare il discorso, potrebbe presentarsi come selettiva, perché coinvolge comunque una scelta su chi tassare, come tassare e quanto tassare. Ora, come è noto, negli ultimi 10 anni, io mi ricordo quando ero giovane, tempo fa, la selettività non veniva quasi mai discussa, c'erano alcuni casi sulla legge Prodi, eccetera, ma non era un grande oggetto di discussione in materia di aiuti di Stato, mentre invece attualmente tutte le famose sentenze più celebri degli ultimi anni si occupano tutte di selettività e di aiuti di Stato fiscali. British Aggregates, Pine Graphos per le cooperative, il caso sulla tassazione in Gibilterra, eccetera, fino ad arrivare al, ecco, questo sì è stato un bello scambio robusto di opinioni, al caso sul cosiddetto ammortizzatore dell'avviamento finanziario spagnolo. Un pochino complesso, ma insomma si trattava di una norma spagnola che consentiva alle imprese spagnole che investivano e acquistavano in un altro paese membro di non essere tassate o essere tassate meno per quanto riguarda il financial goodwill, l'avviamento finanziario. Il Tribunale, in una sentenza secondo me importante, aveva stabilito che essendo la misura aperta a qualsiasi tipo di impresa, in qualsiasi tipo di settore economico e comunque riguardante qualsiasi tipo di attività economica, la misura non era da considerarsi selettiva. Secondo me aveva qualche merito, anche perché ci avevo lavorato e pensavo che si fosse vinto, però la Corte di Giustizia ha ribadito invece una sentenza molto robusta della fine del 2017, ribadita ora recentemente poi in un caso
riguardante la tassazione fiscale ancora sul leasing in Spagna, che invece è selettiva ogni misura che deroghi a un regime tributario comune o normale, quando questo regime discrimini sia in fatto che in diritto gli operatori economici. La sentenza World Duty Free o Financial Goodwill, come la volete chiamare, ha suscitato quindi molte discussioni, dibattiti, bene, male, eccetera. In genere due questioni. La prima è il solito discorso. In realtà quello che la Corte fa nel dichiarare ogni misura fiscale selettiva invade i campi di competenza statali, in realtà usa gli aiuti di Stato alla fin fine per imporre un'armonizzazione fiscale che non è possibile sotto il trattato, dovrebbe essere fatta per unanimità, eccetera, eccetera. Ora, rapidamente, questo è un po' un argomento in termini tecnici fritto e rifritto, nel senso che è in diritto comunitario, ci siamo passati tante volte, una volta è il diritto del lavoro, una volta è la legislazione in materia sociale, un'altra volta è il diritto penale e la tassazione. Il principio è lo stesso, la competenza dello Stato membro, ma l'esercizio della competenza, se invade un campo di settore del diritto europeo, è naturalmente questione europea. Quindi questo non è il problema. Il problema principale, secondo me, è come affrontare, quale test applicare alla selettività. E qui, secondo me, la Corte, e stamattina ascoltavo attentamente, è un po' una tecnica della Corte. Quando la questione diventa un po' tecnica e difficile, si tende un po' a proceduralizzare la questione. CUNE è un modo di proceduralizzare il problema della res giudicata, CEC era un modo di proceduralizzare, ma anche Altmark in un certo senso è un modo di scandire la questione, di cercare di dividerla in vari test. E in questo è quello che la Corte ha fatto, sia in materia di selettività regionale, che da un punto di vista costituzionale è una delle novità secondo me più grandi, perché anche io sono cresciuto pensando che da un punto di vista di diritto europeo la nozione dello Stato è unica e gli aiuti di Stato in genere si riferiscono allo Stato membro come Stato unitario, e come sappiamo dal caso Azores in poi la Corte ha diviso invece la selettività in selettività regionale e in selettività materiale, e per quanto riguarda la selettività regionale ha operato un triplice test, per cui praticamente se la misura proviene da un'autorità indipendente da un punto di vista costituzionale, da un punto di vista amministrativo e da un punto di vista economico, la misura, il benchmark da prendere è la regione stessa, ma non uno Stato membro. Che appunto da un punto di vista generale è importante, perché è una delle prime ammissioni che le divisioni di competenze interne hanno un loro effetto anche per quanto riguarda l'interpretazione del diritto europeo. Ma da un punto di vista degli aiuti di Stato, secondo me è un test che anche lì ha un'applicazione abbastanza limitata, perché naturalmente anche lì la Corte che vada a discutere esattamente se la Catalogna è costituzionalmente indipendente in un caso di aiuti di Stato è abbastanza difficile. Tra l'altro, proprio recentemente, in questo caso spagnolo, è stato sorprendente che tutti hanno ammesso che una legge regionale di Catalogna sia indipendente. Quindi, insomma, è un test che alla fin fine non ha avuto poi forse quella incidenza che si pensava. L'altro difficile, cerco veramente di sbrigarmi qui, è la questione della selettività materiale. La Corte qui opera un test triplice, abbastanza tecnico e complicato da spiegare, va individuato il sistema di riferimento, poi va fatta una comparazione tra imprese che si trovino in una situazione di diritto e di fatto uguale, e infine, se la misura risulta comunque selettiva, questa può essere comunque giustificata alla luce di alcuni principi inerenti al sistema statale stesso. È un test di difficile applicazione, secondo me non è un test, non tutte le condizioni per forza devono essere sempre comply, devono essere soddisfatte, e secondo me in questo caso la Corte si è invece dimostrata, nonostante la granitica certezza della sentenza Financial Goodwill, in realtà è più flessibile di quanto non sembra, e secondo me la Corte va con un approccio molto deciso in tutti quei casi in cui è facile identificare un sistema di riferimento generale,
e su quello si trova una deroga. Ad esempio nel caso riguardante la Chiesa spagnola cattolica c'era un sistema di tassazione generale su tutte le costruzioni fatte in sede locale, si concede una deroga solo alla Chiesa quando la Chiesa naturalmente operi nel mercato. Chiaro che c'è un sistema generale, una deroga secca è una misura selettiva. Nei casi invece in cui la tassazione, chiamiamola ad hoc, è secondo me il test di l'individuazione del sistema generale di riferimento probabilmente non serve, non è inutile. E quindi la Corte, secondo me, in quei casi lì si concentra più attentamente sulla questione precisa e sul sistema di tassazione che viene discusso. E secondo me una delle sentenze più interessanti degli ultimi periodi, e veramente cerco di spiegarmi in un minuto, è la sentenza ANCHED, che è l'Associazione Nacional de Grandes Distributores Españoles, che è un sistema, la questione era la definizione se una tassa che si applicava in base alla superficie occupata dall'impresa fosse da considerarsi selettiva o meno, perché chiaramente la pagavano IKEA, il Corte Inglese, eccetera, eccetera, ma non il piccolo negozio. La Corte in quel caso, secondo me, ha direttamente saltato il primo termine, il primo step, cioè l'identificazione di un sistema generale, per concentrarsi invece sulla misura fiscale sotto esame, e ha ritenuto oggettivo il criterio della superficie, in quanto collegabile con fini di, ad esempio, di protezione dell'ambiente, di reinvestimento nelle strutture, eccetera, eccetera. Quindi trovando poi, secondo me, con una decisione molto accurata, che in realtà le grandi imprese e le piccole imprese non sono in una situazione di comparazione di fatto e di diritto, se si prende come riferimento e come benchmark la tassazione ad hoc, cioè ovvero la tassazione basata sulla superficie. E un punto importante da notare, perché prima lo diceva il professor Cangiano, è che in Hanged è la prima volta che la Corte si basa sulla comunicazione della Commissione sull'azione di aiuto per dire alla fin fine, comunque ricordatevi, che l'aiuto di Stato non è uno strumento per dire agli Stati membri come usare i fini fiscali. Ultimissima notazione, come predizione, un altro, probabilmente per le questioni delle selettività, diventerà importantissima il terzo step, ovvero il fatto che la misura può essere selettiva, sì, ma può essere giustificata in base a criteri inerenti al sistema. Ci sarebbe da discuterne tanto, però una brevissima notazione, questo diventerà secondo me un po' il campo di battaglia giudiziale. Già ad esempio ora nelle sentenze che sono tornate al Tribunale, sia nel caso soprattutto del Financial Goodwill, chiaramente la discussione ora diventa che tipo di giustificazioni, come valutarli, quali criteri usare, e qui ci sarebbe da fare tutto un ultimissimo discorso su quali criteri, proporzionalità, eccetera, eccetera. Ripeto, e poi vi risparmio, perché non ho tempo, altre considerazioni che volevo fare sull'applicazione del criterio dell'operatore privato e dell'incidenza sugli scambi. Giurisprudenza in evoluzione, giurisprudenza contrastante o forse solo flessibile. 50 anni fa i casi degli aiuti di Stato erano ben diversi, mai ci sarebbe stato immaginabile pensare di applicare gli aiuti di Stato a regimi fiscali o a questioni tipo la corsia degli autobus a Londra, eccetera, eccetera. Quindi non so se è solo la Corte che reagisce ai cambiamenti fondamentali del mercato, del ruolo dello Stato nell'economia e così via. La Corte avrà opportunità tra breve di chiarire tantissime questioni, aiuti di Stato e autonomia del diritto europeo, nel caso Mikula, tasse, ci sono tantissimi casi pendenti di fronte alla Corte per quanto riguarda il sistema fiscale tedesco e la tassazione tra società dello stesso gruppo, la questione delle risorse statali, ad esempio nel Banca Otercas, eccetera, e la slide finiva con un good luck, Judge Rossi. Questi sono tutti tuoi. Grazie.
Grazie Andrea, sei stato anche nei tempi perfettamente, una esposizione chiarissima e molto aggiornata. Ora è la volta di Susanna Cafaro, da sempre la nostra esperta di politica monetaria, diciamo tra noi colleghi di US14, potrei dire che sei la massima esperta, infatti ci parli oggi di politica economica e monetaria. Anche tu cerca di rimanere nei 15 minuti, per favore. Grazie Presidente, grazie agli organizzatori, è emozionante essere qui tra i relatori del convegno inaugurale dell'AES2 e sono felice di parlare di un tema che mi è molto caro e che in qualche modo ci riporta alla Corte di Giustizia degli anni 60 e 70, perché questa è la mia sensazione, la Corte di Giustizia ha avuto un ruolo fondamentale nel consolidamento, nello sviluppo, nell'integrazione delle lacune di tanti settori sui quali adesso è più cauta, in materia di politica economica e monetaria, probabilmente perché siamo nella costruzione di un settore ancora giovane, la Corte consolida, sviluppa e integra le lacune. Quindi opera delle scelte coraggiose in questa materia, e che incidono sull'assetto istituzionale e sull'equilibrio dei poteri. Ora, nel trattato, che è frutto in realtà di due conferenze intergovernative, quello di Maastricht, in cui la politica economica e monetaria era stata elaborata da una conferenza intergovernativa ad hoc, quindi con norme pensate in una logica autonoma, se vogliamo, la competenza della Corte viene però estesa alla BCE a pieno titolo. Quindi gli atti della BCE sono impugnabili, la BCE è ricorrente semiprivilegiato, e ci sono addirittura delle ipotesi di ricorsi speciali che riguardano la BCE, c'è per esempio il ricorso di cui all'articolo 271D in cui si prevede che le banche centrali nazionali possano impugnare le decisioni vincolanti della BCE che li riguardano. Ora, questo è l'unico che non vedrete probabilmente mai davanti alla Corte, perché esiste una sorta di gentleman's agreement per cui le banche centrali nazionali, se hanno problemi con la BCE, non vanno davanti alla Corte. D'altro canto abbiamo visto che ci sono state delle tensioni fra singole banche centrali nazionali e la BCE, ma i problemi, il sistema europeo di banche centrali se li risolve in famiglia, perché è facile intuirlo, indebolirebbero la moneta. Tuttavia ci sono stati significativi rinvii pregiudiziali in questa materia e significative impugnazioni di atti. Ora, il primo caso vale la pena ricordare è il caso Olaf del 2003, la sentenza è quella C11 del 2000, in cui veniva a essere oggetto del giudizio un atto della BCE in cui la BCE si creava un sistema autonomo di vigilanza sulle frodi, perché non si riteneva vincolata dal regolamento Olaf che prevedeva per tutta l'amministrazione dell'Unione un meccanismo di vigilanza dipendente in realtà amministrativamente dalla Commissione. E quello fu un passaggio fondamentale perché la BCE sosteneva in quell'occasione che la propria indipendenza non potesse essere scalfita da un meccanismo di vigilanza europeo che la interessava come interessava tutti gli altri. E quella fu l'occasione per la Corte di Giustizia di spiegare che cosa significa indipendenza nel caso della BCE. Un'indipendenza che è soprattutto un'indipendenza funzionale e che è un'indipendenza nell'ordinamento dell'Unione, non è un'indipendenza dall'ordinamento dell'Unione. Quindi quello fu il primo tassello, direi, di consolidamento in cui la Corte interveniva a interpretare le norme in materia di Unione Economica e Monetaria per definire i contorni dei poteri della BCE in questo caso e invece dei limiti che incontrava il suo operato. Ora, questo è seguito poi a distanza di molti anni da due sentenze, secondo me altrettanto storiche, la Pringle e la Goweiler o MT, di cui avrete sentito parlare forse anche troppo, quindi mi scuso della ripetizione, sono... Per chi non li avesse freschi in mente, sono il caso Pringle riguardava la legittimità da parte degli Stati membri della conclusione del trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità, che veniva ad essere oggetto di discussione perché era partita
in Irlanda un'impugnazione, un rinvio pregiudiziale, scusate, sulla validità della decisione del Consiglio europeo che emendava l'articolo 136 che consentiva agli Stati membri dell'area dell'euro di creare meccanismi tra loro per il rafforzamento della stabilità finanziaria. E su questo, su quest'onda, quindi, lo stesso rinvio pregiudiziale portava la Corte a sindacare la legittimità di questo trattato, il trattato MES, con una serie di disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riguardavano la politica economica. Quindi la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla ripartizione di competenze sostanzialmente tra Stati membri e Unione in materia di politica economica. E ripartizione effettivamente delicata perché la politica economica non figura né nel catalogo delle competenze, non dico esclusive, concorrenti, né anche in quello delle competenze complementari. La politica economica ha un articolo tutto suo in cui si dice che nell'Unione si coordinano le politiche economiche degli Stati membri, quindi con una certa vaghezza di termini che lasciava il campo aperto a più interpretazioni. E quindi veniva in discussione la competenza degli Stati membri come Stati membri ad adottare un trattato in materia di politica economica. E quindi la non violazione del trattato in questo caso. E il secondo caso, il caso Gauweiler, invece, forse ancora più famoso, era quel caso che nasceva davanti alla Corte Costituzionale tedesca, sempre un rinvio pregiudiziale, veniva in discussione l'adozione da parte della Banca Centrale Europea di un meccanismo di intervento noto come outright monetary transactions, acquisto illimitato di titoli debito pubblico degli Stati in crisi. Questo meccanismo di intervento che la BCE aveva inventato per aggirare l'articolo 123 del trattato che vietava l'acquisto diretto di titoli di debito pubblico da parte della istituzione monetaria per aiutare evidentemente gli Stati o per finanziare il debito degli Stati, era stato aggirato appunto dalla BCE con un progetto di acquisto di titoli sul mercato secondario, quindi non acquisto diretto ma pur sempre acquisto. E quindi veniva in discussione in questo caso, secondo gli intervenienti, secondo i ricorrenti davanti alla Corte Costituzionale tedesca e tra le righe, secondo la stessa Corte di Costituzione tedesca, una violazione da parte della BCE del proprio mandato perché stava di fatto aggirando un divieto. E così aggirandolo, secondo ai termini dei ricorrenti, c'era un'evidente violazione anche dell'obiettivo principale della Banca Centrale, la stabilità dei prezzi, perché questa operazione poteva essere a rischio inflazione. Ora, questi due casi, vi ho raccontato il fatto, ma non vi ho raccontato la soluzione, perché vorrei dire, senza entrare in dettagli, due parole su qualcosa che i due casi hanno in comune. Tutti e due riguardano l'ambivalenza della linea di demarcazione tra politica economica e politica monetaria, che nel trattato è oggettivamente un'ambivalenza, è una dicotomia significativa, perché la politica economica nel trattato è competenza degli Stati e la politica monetaria è competenza esclusiva, in questo caso, dell'Unione per l'Unione della BCE. E quindi la Corte si è trovata a dover segnare il confine. Operazione estremamente delicata, perché in realtà questa ripartizione che c'è nel trattato, possiamo dircelo, è abbastanza artificiosa. È una ripartizione che è stata inventata nell'ultimo secolo, perché di fatto la politica monetaria è un pezzo della politica economica. E tuttavia la ripartizione si fonda sul fatto che il trattato prevede sia una ripartizione di competenze orizzontale, istituzioni politiche, la politica economica, BCE, la politica monetaria, sia una ripartizione verticale, politica economica agli Stati, politica monetaria alla BCE e all'Unione. E la Corte ha adottato un modo di ragionare di cui abbiamo sentito molto parlare stamattina, l'interpretazione teleologica. Cioè, nell'una e nell'altra sentenza si è chiesta qual è il fine che si volesse raggiungere sia col trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità, sia con le operazioni cosiddette OMT della Banca Centrale Europea.
Nel primo caso ha concluso che l'obiettivo del trattato MES era effettivamente la stabilità finanziaria e il salvataggio degli stati in crisi e quindi politica economica, e quindi gli stati sono competenti e quindi il trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità è salvo. È salvo ed è compatibile con il trattato che effettivamente lascia agli stati consistenti porzioni di sovranità in materia di politica economica. Viceversa, nel secondo caso viene in rilievo ancora una volta questo principio teleologico per dire che le operazioni della BCE, è vero, aggirano il trattato, ma ne rispettano lo spirito, perché nello spirito del trattato c'è l'evitare di acquistare titoli di debito pubblico statali per evitare che siano incentivati a produrre debito pubblico. Ma questo pericolo non c'era, perché gli stati che beneficiavano della misura erano comunque sotto vigilanza, sotto un meccanismo di controllo, la famosa troica in Grecia e in ogni caso i meccanismi previsti dal patto di stabilità. E la BCE garantiva inoltre che non si sarebbe generata inflazione, perché sarebbe stato ritirato dalla circolazione una quantità di liquidità pari al valore dei titoli acquistati, quindi sarebbe stato neutrale rispetto alla liquidità in circolazione. Quindi a questo si aggiunge il fatto che la BCE motivava la sua misura dicendo che l'obiettivo era sì la stabilità finanziaria, ma perché l'instabilità in quel momento rischiava di mettere in pericolo la stessa sopravvivenza dell'euro. E siamo più o meno a pochi mesi di distanza dal famoso discorso di Draghi a Londra, il famoso discorso "faremmo qualsiasi cosa, whatever it takes, per salvare l'euro", e credetemi, sarà abbastanza. Dopodiché lanciano questo progetto di misure chiamate OMT. La cosa interessante è che queste misure non sono mai state adottate, mancano anche i regolamenti di attuazione, tant'è che tutti i ricorrenti, tutti gli intervenienti, molti stati intervennero nella causa e tutti proposero alla Corte di dichiarare irricevibile il ricorso. La Corte si rifiutò in questo caso di dichiararlo irricevibile, nonostante non ci fosse nessun atto da impugnare, perché non era stato adottato il programma, perché voleva in qualche modo legittimare le scelte della BCE in un momento di crisi. Quindi non solo sono due sentenze sulla ripartizione dei confini, sono anche due sentenze sulla legittimazione di strumenti atipici: il trattato MES, le misure non convenzionali di politica monetaria della BCE. E la Corte di Giustizia sceglie in un momento di crisi di legittimare degli strumenti atipici, probabilmente per le lacune del sistema che non contemplavano strumenti tipici adeguati alla soluzione della crisi, per cui bisognava accettare che in qualche modo l'istituzione monetaria o gli stati membri si inventassero qualcosa di nuovo. Quindi la Corte, operando questa scelta coraggiosa di legittimare gli strumenti, in qualche modo conferisce il crisma della legalità comunitaria a misure sulle quali, volendo, si poteva discutere. Ora, dopo di ciò, è intervenuta l'unione bancaria, il meccanismo di vigilanza unico, il codice unico per le banche, e da lì sono cominciati un diluvio di ricorsi, perché come sapete la Banca Centrale Europea, in qualità di autorità di vigilanza, può sanzionare le banche, e è successo anche ad una banca italiana un anno fa, la banca veneta, l'Anton Veneta. E quindi queste misure ovviamente arrivano in forma di atti destinati a dei soggetti che sono persone giuridiche, e in quanto destinatari possono ovviamente impugnare l'atto. E quindi vediamo già adesso, vedremo sempre di più ricorsi contro le misure in materia di vigilanza. Ora, 3 giorni fa avevo pensato di fermare qui la mia relazione, magari approfondendo un po' di più questi ultimi aspetti. Poi però è arrivata la lettera della Commissione europea all'Italia. E allora mi si è accesa una lampadina e mi sono ricordata di un altro ricorso importante. Un ricorso che, fra l'altro, in qualche modo vedeva l'Italia tra i protagonisti, il caso C27 del 2004, che riguardava la legittimità della sospensione di una procedura
per disavanzi eccessivi. Ora, perché questo caso è interessante? Questa è l'unica eccezione in cui la Corte di Giustizia non ha competenze in materia di politica, nei titoli della politica economica e monetaria. La procedura per i deficit eccessivi prevede e contempla espressamente una assenza di competenza della Corte di Giustizia, un'eccezione alla competenza della Corte. Perché? La ratio è molto semplice, perché l'esistenza o meno di un deficit eccessivo è valutata in sede di Ecofin e di Commissione, un dialogo tra la Commissione e l'Ecofin, regolamentato nel tempo da ondate di regolamenti sul cosiddetto patto di stabilità, che è stato già riformato due volte, e chiaramente è frutto di una valutazione economica, perché quello che si valuta non è rispetto della regola in sé, ma la sostenibilità del bilancio, quindi entrando proprio nel merito delle cifre, e l'opportunità politica di un eventuale sforamento che può essere giustificato da situazioni eccezionali, può essere giustificato da investimenti, può essere giustificato da ragioni che hanno un senso in termini economici, non necessariamente giuridici. Ora, l'Italia era presidente di turno nel 2004 quando la Germania e la Francia erano sotto procedura. Perché sì, queste lettere, queste procedure hanno riguardato quasi tutti gli stati della zona euro. Quindi non è una cosa nuova né una cosa particolarmente strana che oggi capiti all'Italia. L'Italia, da presidente di turno, riuscì a gestire questa procedura bloccandola a un certo punto, perché sia la Francia che la Germania arrivarono in Consiglio Ecofin con delle proposte dettagliate di revisione dei bilanci, con proposte per rientrare dai deficit eccessivi. E allora adottò un atto atipico che si intitolava Conclusioni del Consiglio relative alla valutazione delle misure adottate rispettivamente dalla Repubblica Francese e dalla Repubblica Federale di Germania in risposta alle raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 104. Ora, la Commissione impugnò l'atto perché per la Commissione era stato violato il meccanismo previsto dall'articolo 126, cioè le varie fasi che dovevano portare eventualmente alla sanzione lo Stato che si trovasse in condizioni di deficit eccessivo. E il Consiglio resisteva, sono all'ultimo minuto, resisteva dichiarando di essere nel pieno delle sue competenze, nella sua discrezionalità politica, perché comunque l'articolo conferisce al Consiglio una discrezionalità politica, una discrezionalità. E la Corte di Giustizia diede ragione al Consiglio. Quindi la cosa interessante è anche in questo caso siamo nel consolidamento e nell'interpretazione di un equilibrio istituzionale fra Consiglio e Commissione. Il Consiglio nella valutazione di deficit eccessivi gode di discrezionalità, anche se l'ultima riforma del patto di stabilità l'ha notevolmente ridotta, prevedendo la maggioranza invertita. Adesso ci vuole una maggioranza non per approvare la proposta della Commissione, ma per bocciarla. Mi fermo qua. Grazie Susanna. Molto chiaro, anche tu hai rispettato i tempi. Adesso Antonietta D'Amato ha il compito immane di parlarci in un quarto d'ora del diritto penale europeo. Auguri. Per avermi invitata a partecipare come relatrice a questo primo convegno dell'associazione. E per quanto riguarda il diritto penale europeo, è anch'esso un diritto giovane se considerato nel complesso del sistema giuridico dell'Unione Europea, che costituisce però ormai un corpus normativo estremamente significativo. Nel risolvere le questioni sollevate dall'applicazione delle norme attraverso le quali l'Unione Europea esercita le sue competenze, la Corte di Giustizia ha espresso posizioni e manifestato orientamenti i cui effetti non risultano circoscritti in maniera specifica al caso strettamente considerato, ma hanno una valenza di carattere più generale, perché per esempio esprimono soluzioni valide per intere categorie di atti di diritto derivato adottati nel settore, o perché favoriscono l'interpretazione omogenea delle norme rilevanti in quel determinato settore, o perché magari hanno un'incidenza su quella che è la connotazione del settore. È su questi profili di carattere più generale che a mio avviso si rinvengono nella giurisprudenza della Corte, che in un quarto d'ora cercherò di
soffermarmi. Comincio innanzitutto dall'obbligo di interpretazione conforme che la Corte di Giustizia ha, come è noto, con la sentenza Pupino affermato dovesse trovare applicazione anche per le decisioni quadro. Si tratta di un principio consolidato e ovviamente largamente applicato nella giurisprudenza della Corte, su cui però la Corte è tornata anche abbastanza recentemente. Mi riferisco a una sentenza di novembre 2016, la sentenza Ognanov, con cui la Corte ha ribadito la assenza di efficacia diretta delle decisioni quadro e ha applicato in via analogica all'obbligo di interpretazione conforme come applicabile nel contesto del diritto penale talune soluzioni interpretative che erano state già adottate negli altri settori di competenza dell'Unione. La Corte ritorna sulla questione dell'assenza di efficacia diretta delle decisioni quadro contravvenendo a quello che sembrava suggerito dalla Commissione e dal giudice del rinvio e ha ricordato che le decisioni quadro hanno la loro base giuridica nell'articolo 34 del vecchio trattato sull'Unione Europea e ha ricordato che c'è un protocollo allegato al trattato di Lisbona il quale prevede che gli atti adottati nel sistema precedente, se non sono stati annullati, modificati o abrogati, continuano ad avere gli effetti giuridici che gli erano propri nel sistema precedente. Quanto alla portata dell'obbligo di interpretazione conforme che la Corte quando ha delineato con riguardo al diritto penale ha ripreso pari pari così come l'aveva elaborato in ordine agli altri settori di competenza della Corte, Corte di Giustizia ha ricordato che il giudice nazionale è tenuto al rispetto dell'obbligo di interpretazione conforme a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione della decisione quadro e ha affermato che l'obbligo di interpretazione conforme include l'obbligo per i giudici nazionali, compresi quelli di ultima istanza, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata di diritto interno se questa si basa su interpretazioni del diritto nazionale che non sono in linea con quelli che sono gli scopi previsti dalla decisione quadro, con la conseguenza che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la giurisprudenza interna laddove incompatibile con l'atto normativo dell'Unione Europea. Questa appunto posizione espressa, ripeto, nel 2016 è stata poi nuovamente riconfermata dalla Corte di Giustizia. Nel primo caso si trattava della decisione quadro 2008-909 sul reciproco riconoscimento delle decisioni di condanna a pene privative della libertà personale e è ritornata la Corte sulla questione sottolineando i medesimi aspetti nella sentenza Poplaski del 2017 relativa al mandato d'arresto europeo. Posizione espressa dalla Corte di Giustizia, anch'essa nel periodo antecedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cui sono riconducibili effetti al di là di quella che è la questione decisa, pur trattandosi nel caso di specie di un rinvio pregiudiziale di validità, conclusosi nel senso della validità dell'atto normativo appunto rispetto alla quale era stato sollevato il rinvio dinanzi alla Corte e la sentenza Advocaten Worde Wereld relativa alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. La sentenza è nota, mi limito a ricordare che nel caso di specie il rinvio pregiudiziale di validità riguardava l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo che per l'elenco dei reati contemplati ha eliminato la condizione della doppia incriminazione ai fini della consegna della persona ricercata. Il rinvio pregiudiziale di validità aveva fatto valere poiché si sosteneva la illegittimità della norma in questione rispetto per violazione del principio di legalità e per violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione. Violazione del principio di legalità in ragione del carattere vago delle definizioni delle categorie di condotte contemplate dalla norma poiché i reati considerati erano privi della loro definizione di legge. Violazione del principio di uguaglianza derivante dal fatto che le persone richieste col mandato d'arresto europeo sarebbero state consegnate senza la verifica del requisito della doppia incriminazione per i reati contemplati nell'articolo 2 paragrafo 2 e non per i reati diversi da quelli dove gli stati erano liberi di nuovamente apporre la regola della doppia incriminazione.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che i motivi di invalidità non dovessero essere accolti e per quanto concerne il principio di legalità ha rilevato che nel sistema della decisione quadro, ai sensi dell'articolo 2, la qualificazione giuridica del reato è di competenza dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo. Stato di emissione del mandato d'arresto europeo che, come tutti gli Stati membri, in ragione del disposto del vecchio articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, sicuramente rispettavano i diritti fondamentali dell'uomo e i principi giuridici fondamentali, e quindi sicuramente tra questi anche il principio di legalità. Nella sua sentenza la Corte di Giustizia fa anche riferimento a una norma estremamente chiara contenuta nella decisione quadro che è il paragrafo 3 dell'articolo 1 in forza del quale la normativa adottata con la decisione quadro non modificava in alcun modo l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea. Per quanto la questione possa sembrare insomma anche abbastanza ovvia adesso con il carattere vincolante della Carta, non risultava tale al momento dell'adozione della decisione quadro. Siamo nel 2002 e si ricorderà come la normativa è stata oggetto di critiche serrate da parte della dottrina penalistica, non soltanto con riguardo alla soluzione accolta in tema di doppia incriminazione, ma in linea generale sotto il profilo della compressione dei diritti fondamentali delle persone ricercate. Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, la Corte ha escluso che fosse violato dalla norma, dalla normativa adottata con la decisione quadro, rilevando che la posizione delle persone richieste per i reati elencati nell'articolo 2 paragrafo 2 non era uguale a quella delle persone richieste per i reati diversi da quelli considerati nella norma in ragione della diversa gravità dei reati per cui erano richiesti, perché l'articolo 2 paragrafo 2 appunto esclude la doppia incriminazione per una serie di reati considerati particolarmente gravi. Ora, se si considera che negli atti successivamente adottati sulla base del principio del reciproco riconoscimento esiste in tutti, tranne quelli per cui c'è un oggetto particolare che quindi non richiede la previsione di questa norma, una norma che elimina parzialmente la doppia incriminazione, è evidente che, siccome non mi pare che sia stata mai più sollevata una questione di legittimità della norma in questione, la posizione assunta dalla Corte nella sentenza Advocate in Vorderwerden ha avuto l'effetto di chiarire quella che è la questione e quindi di esplicare un'efficacia al di fuori del contesto specifico in cui è stata resa. Significativo mi pare anche il riferimento effettuato dalla Corte di Giustizia all'articolo 1 paragrafo 3 della decisione quadro, chiarendo che quindi comunque le norme della decisione quadro non si sottraggono al rispetto dei diritti fondamentali. In questo caso mi sembra che quindi la Corte abbia risolto il rapporto mandato d'arresto europeo diritti fondamentali, ma abbia risolto anche in linea generale il rapporto atti basati sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni e diritti fondamentali, perché anche una norma di questo genere è contenuta in tutti gli atti che successivamente sono stati adottati in attuazione del principio del reciproco riconoscimento. Per quanto concerne poi in concreto le condizioni che consentono all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi dal dare corso a un mandato d'arresto europeo sul fondamento in particolare dell'articolo 1 paragrafo 3, va fatta una premessa di carattere generale. Quando la Corte di Giustizia ha interpretato la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, ha sempre interpretato le norme dell'atto normativo in considerazione di quello che l'obiettivo perseguito dalla decisione quadro è il fondamento di questa decisione quadro. Quindi l'obiettivo perseguito ha sempre sottolineato nella sua giurisprudenza, ogni volta che si è pronunciata sul mandato d'arresto europeo, che l'obiettivo perseguito dalla decisione quadro era quello di facilitare la cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri, che era intesa a sostituire l'estradizione con un sistema basato sulla consegna, sistema basato sul principio del reciproco riconoscimento, che a sua volta si basa sul principio della fiducia reciproca che gli Stati hanno nei rispettivi sistemi giuridici e in particolare sul fatto che gli ordinamenti nazionali sono in grado di offrire una tutela equivalente effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'Unione. Conseguenza di ciò è che
il giudice dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve di regola dare esecuzione al mandato d'arresto europeo, fatta eccezione per le ipotesi esplicitamente previste dal trattato, motivi di non esecuzione obbligatoria, facoltativa o subordinarlo alle condizioni. A partire dalla sentenza Aragnosi, la Corte di Giustizia, nel confermare questo assetto, ha previsto che, salvo circostanze eccezionali, appunto il giudice dell'esecuzione deve dare seguito al mandato d'arresto europeo. La Corte, adesso accelero, si è basata richiamando il significato della fiducia reciproca nel sistema giuridico dell'Unione, in particolare nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che aveva sottolineato nel parere del 2013 relativo all'adesione dell'Unione, all'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale profilo relativo alle circostanze eccezionali ha trovato poi applicazione nella giurisprudenza successiva e ha trovato applicazione anche nelle recenti sentenze, quelle di luglio del 2018 e in quella di settembre, riguardante il recesso del Regno Unito e il mandato d'arresto europeo. A partire dalle sentenze del 2000 luglio, carenze del sistema giudiziario, la Corte sottolinea anche il valore, l'importanza che hanno i valori di cui all'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea come presenza fondamentale su cui poggia l'Unione Europea e su cui si basa la reciproca fiducia. Questa giurisprudenza delle circostanze eccezionali ha trovato poi applicazione anche al di fuori del settore del mandato d'arresto europeo, perché la Corte ha confermato questo orientamento, in forza del quale soltanto circostanze eccezionali fanno venire meno la fiducia reciproca, nella sentenza Lada, che riguarda invece la decisione quadro 2008-675, la cosiddetta decisione quadro sulla recidiva, che è recente perché è di luglio del 2018. Continuando nell'esame della giurisprudenza della Corte, un ulteriore effetto riconducibile a talune delle pronunce della Corte di Giustizia relativamente all'interpretazione delle norme di natura di diritto penale è quello di favorire l'organicità del sistema giuridico, mi sembra, dell'Unione Europea nel suo complesso e di favorire anche l'organicità del sistema specifico del settore della cooperazione penale. Mi sembra che espressioni di questo orientamento sono la tendenza manifestata dalla Corte a interpretare le norme penali dell'Unione Europea in maniera coerente con la disciplina adottata in altri settori di competenza dell'Unione stessa e, per altro verso, anche l'orientamento a interpretare in maniera coerente le norme e gli istituti rilevanti nell'ambito dello specifico settore della cooperazione penale. Come esempio del primo orientamento, penso che sia insomma un buon esempio fare riferimento all'interpretazione delle condizioni di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativo previsto dall'articolo 4, paragrafo 6 del mandato d'arresto europeo, la norma che è volta a favorire la reintegrazione sociale delle persone richieste con un mandato d'arresto europeo, prevede che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di consegnare la persona che sia cittadina dello Stato di esecuzione o che sia residente in tale Stato, impegnandosi a eseguire la condanna della persona in questione nell'ambito del proprio ordinamento giuridico. Ora, qui nella sentenza Wolfenburg, la Corte di Giustizia ha escluso che gli Stati, nel recepimento di tale motivo di non esecuzione, possano apporre requisiti amministrativi ulteriori rispetto alla durata del soggiorno e ha interpretato la norma sostanzialmente alla luce dell'attuale articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e in relazione poi alla direttiva 2004/38 sulla libera circolazione delle persone, rilevando che ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, semplifico molto, non è la direttiva non prevede requisiti amministrativi particolari se non quello della durata del soggiorno e ha ritenuto non fosse violato il principio di non discriminazione tra cittadini e residenti perché è rispettoso del principio di proporzionalità proprio in ragione dell'obiettivo perseguito
dalla decisione quadro di favorire il reinserimento sociale e quindi sostanzialmente era da ritenersi legittimo che lo Stato potesse applicare la norma nei confronti di coloro i quali avessero maturato un periodo di residenza di 5 anni che quindi denotava l'attacco con lo Stato in questione. Per quanto riguarda invece quell'orientamento che a mio avviso appunto determina una lettura coerente delle norme inerenti al settore specifico della cooperazione penale, penso possa citarsi il principio ne bis in idem, previsto dall'articolo 54 della CAS, previsto dall'articolo 3 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, redatto in termini analoghi all'articolo 54 della CAS, previsto in tutti gli atti che applicano il principio del reciproco riconoscimento, i quali però si limitano a prevedere che motivo di non esecuzione, motivo di non riconoscimento delle decisioni è il contrasto con il principio ne bis in idem, formulazione diversa nell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali, diritto di non essere giudicato o punito 2 volte per lo stesso reato. Rapidamente, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che cosa emerge? Emerge che essa ha ritenuto che la disposizione del mandato d'arresto europeo va letta con la stessa interpretazione che essa ha dato della nozione di medesimi fatti e di sentenza definitiva come interpretati rispetto all'articolo 54 della CAS, posizione confermata nella sentenza Y del 25 luglio 2018 che appunto ha detto che la sentenza definitiva, la nozione di sentenza definitiva in base al mandato d'arresto europeo va letto alla luce della giurisprudenza precedente. Rapporto articolo 54 della CAS e articolo 50 della Carta, in particolare l'articolo 50 della Carta non prevede la condizione di esecuzione prevista dall'articolo 54 della CAS. La Corte ha superato la difformità formulazione delle norme ritenendo che la condizione di esecuzione costituisce è compatibile con l'articolo 50 della Carta perché è limitazione ai sensi dell'articolo 52 della Carta e quindi consentita in base alla articolo 52. Questa tendenza, la tendenza peraltro a questa interpretazione omogenea delle norme rilevanti nello specifico settore della competenza penale è stata poi confermata ulteriormente con la sentenza Carlson Real Estate 20 marzo 2018. La Corte dice che al fine di valutare l'esistenza di uno stesso reato ai sensi dell'articolo 50 della Carta va richiamata la giurisprudenza CAS e quindi il criterio rilevante è quello dell'identità dei fatti materiali intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente legate tra loro che hanno condotto alla soluzione e alla condanna definitiva. Ultimo profilo, rapidissimo. Un orientamento dal quale mi sembra che emergano riflessi su quella che è la caratterizzazione e la connotazione della cooperazione giudiziaria penale per quanto concerne segnatamente gli atti basati sul principio del reciproco riconoscimento è la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di modalità di recepimento dei motivi di un'esecuzione facoltativa delle decisioni trasmesse in applicazione degli atti normativi in questione. Il riferimento è ancora una volta al mandato d'arresto europeo e quindi alla articolo 4 del mandato d'arresto europeo che prevede i motivi di un'esecuzione facoltativa del mandato, la Corte ha affermato che gli Stati hanno un potere discrezionale certo nel recepire la norma e quindi sostanzialmente possono limitare le situazioni nelle quali l'autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo. Possono sostanzialmente non recepire tutti i motivi di non esecuzione. La Corte di Giustizia anche in questo caso fa riferimento a quello che è la ratio dell'obiettivo perseguito dalla decisione quadro, favorire la cooperazione giudiziaria a fini della realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e quindi agevolare la consegna delle persone ricercate a questi fini. Questa giurisprudenza mi sembra che introduca ulteriori elementi di flessibilità nell'ambito di quella che è la cooperazione giudiziaria penale, consentendo una partecipazione diversamente graduata da parte degli Stati membri al recepimento dei motivi di non esecuzione previsti dagli atti normativi. Credo che sia in qualche modo esportabile questa soluzione anche a atti normativi come la decisione quadro sul riconoscimento delle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie o a condanna a pene detentive e introduce un ulteriore elemento di flessibilità che si aggiunge a quelle forme di sviluppo differenziato flessibili che già sono presenti nel settore. Mi fermo.
spiace di averti comunicato una certa fretta, ma effettivamente hai detto tantissimo in poco tempo, c'era ancora tanto da dire, perché sulle ultime sentenze ci sarebbe da fare un discorso solo sul ne bis in idem, sulle ultime sentenze, che sono molto interessanti. D'altra parte il tema era enorme e il tempo era pochissimo, così come il tema è enorme e il tempo è pochissimo per Luigi Daniele, che ha un titolo molto generale, mercato unico, e non so di quali aspetti del mercato unico vorrei parlarci. Grazie Presidente, grazie a Gianni per l'organizzazione di questo bel convegno e per avermi invitato a parlare, grazie a tutti voi che siete qui ancora a sentirci. Dunque il tema è molto ampio, anch'io quando l'ho visto mi sono domandato come lo posso prendere, come posso iniziare, e sentendo per esempio Susanna Cafaro che se l'è cavata citando 4 sentenze, naturalmente molto importante ciascuno, ma 4 eccetera eccetera, devo fare qualche invito, forse avrei dovuto scegliere quel tema, non sono un esperto come Susanna, ma diciamo certamente il lavoro sarebbe stato forse un po' più facile. Quindi io ho pensato di non andarvi a descrivere delle particolari sentenze, delle tante che si potrebbero citare, e che però poi sono sicuro in gran parte voi già conoscete, ma cercare di fare un po' un discorso generale, senza soffermarmi su aspetti specifici. Dunque, la prima cosa che naturalmente da cui si può partire è che, come tutti voi sapete, il mercato unico, come lo conosciamo al giorno d'oggi, deve moltissimo al contributo della Corte di Giustizia, alla sua giurisprudenza, possiamo dire, coraggiosa e anche lungimirante. Se la Corte di Giustizia non avesse interpretato nella maniera in cui l'ha fatto, cioè in maniera molto ampia e molto inflessibile, l'obiettivo per instaurare il mercato unico, così come anche le norme, l'introduzione delle norme del trattato che si sono dedicate a questo tema, probabilmente avremmo qualcosa di completamente differente. È difficile immaginare a quale risultato saremmo arrivati, a che tipo di mercato unico avremmo oggi. Ad affidarlo soltanto alla volontà delle istituzioni, in particolare degli Stati membri, con il loro ruolo determinante in seno al Consiglio, probabilmente saremmo molto indietro rispetto alla situazione attuale. Quindi grazie alla Corte di Giustizia, perché altrimenti noi non avremmo questo mercato unico che abbiamo in questo momento. Però d'altra parte direi che anche la Corte di Giustizia possa essere grata ad aver avuto in mano un meccanismo normativo di questo genere. In qualche maniera il fatto che gli Stati membri, sin dal 1957, avessero fissato come obiettivo principale dell'intero trattato del TCEE, Comunità Economica Europea, quello di instaurare un mercato, allora si diceva un mercato comune, ma anche la maniera in cui sono state poi redatte le disposizioni inserite nel trattato che si occupano appunto di questo, del raggiungimento di questo obiettivo, hanno offerto sicuramente alla Corte di Giustizia un terreno molto fertile, in cui la stessa Corte di Giustizia ha potuto sviluppare la propria autonomia, la propria, con sicurezza, e quindi acquisire poi quella forza e quel prestigio che adesso tutti riconosciamo alla Corte. Se i trattati non avessero identificato con precisione e sin dall'inizio la meta del mercato unico, e si fossero invece limitati ad indicare degli obiettivi parziali o settoriali, forse non riconducibili in quanto tali ad un disegno complessivo e armonioso, non è detto che la Corte di Giustizia avrebbe assunto con la stessa determinazione, come ha fatto, la via di una giurisprudenza
ambiziosa e progressiva, i cui risultati poi si sarebbero ripercossi positivamente anche negli altri settori della costruzione europea. In particolare mi riferisco alle varie componenti dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di cui Antonella D'Amato ci ha parlato, in particolare l'aspetto della cooperazione giudiziaria in materia penale, ma anche la cooperazione giudiziaria in materia civile, di cui ci parlerà Costanza Onorati, e poi la politica d'asilo e d'immigrazione. Tutti questi campi risentono molto di concetti e di modi di interpretazione che la Corte di Giustizia ha sviluppato a proposito del mercato interno. Detto in altri termini, il mercato unico deve moltissimo alla giurisprudenza della Corte, ma vale anche il reciproco, nel senso che la Corte deve moltissimo ad aver avuto questa occasione che veniva ad essa offerta dal mercato unico. E per chiarire quello che intendevo dire, volevo cominciare dall'inizio. Volevo cominciare citando Wangen de Loos. Mi dispiace che purtroppo oggi non c'è il professor presidente Tesauro, il quale anche aveva l'abitudine di cominciare con Wangen de Loos, ma purtroppo è da lì che tutto comincia, e quindi non è inevitabile che quando si fanno questi discorsi così ampi si citi Wangen de Loos. Ora, il fatto che Wangen de Loos, come voi tutti sapete, contiene la prima affermazione del principio dell'efficacia diretta delle norme contenute nel trattato, con tutte le conseguenze che noi sappiamo, non c'è bisogno di soffermarsi. Il fatto che la Corte abbia cominciato, abbia quindi per la prima volta sia pervenuto al principio dell'efficacia diretta rispetto ad una norma tutto sommato piccolina, transitoria, l'articolo 12 dell'allora appunto trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, non è dovuto in realtà al caso. Si trattava in realtà di una norma, di una delle poche norme del trattato immediatamente applicabili, perché relativa appunto al periodo transitorio, era cioè applicabile sin dalla stessa entrata in vigore del trattato. Prevedeva appunto il divieto totale aumentare i dazi doganali, mentre invece poi la soppressione completa dei dazi doganali sarebbe poi stata realizzata successivamente, teoricamente alla fine del periodo transitorio. Poi ci fu, vi ricordate, la decisione di anticipazione di 18 mesi, ma insomma i tempi erano più lunghi. Pertanto, che la Corte si sia trovata a interpretare questo articolo 12, il divieto di aumentare i dazi doganali invece che l'obbligo di abolire i dazi veri e propri, è in realtà casuale e dipende dal fattore temporale. Tuttavia, a rifletterci, è stata una vera fortuna che la Corte si sia posta per la prima volta il problema dell'efficacia diretta proprio a proposito dell'articolo 12. Si trattava infatti di una norma che si prestava particolarmente ad una conclusione favorevole in questo senso. La norma era precisa, era incondizionata e per di più era formulata come un semplice divieto, il che significava che non era richiesta alcuna iniziativa da parte degli Stati membri per rispettarla. Immaginiamo ora che il problema dell'efficacia diretta si fosse posto alla Corte di Giustizia per la prima volta in relazione a norme del trattato meno assolute, per esempio in relazione all'attuale articolo 34, divieto di restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente. Noi sappiamo che in seguito la Corte ha riconosciuto l'efficacia diretta anche di questa norma. La domanda è però se la Corte di Giustizia l'avrebbe fatto come prima affermazione del principio dell'efficacia diretta, considerato che il trattato, a proposito dell'articolo 34, prevede una norma espressa, l'articolo 36, che introduce appunto dei motivi di deroga, che conferisce agli Stati membri la possibilità di adottare restrizioni agli scambi se giustificate da un'ampia serie di motivi di interesse generale. Visto in questa prospettiva, il caso Wangen de Loos è davvero caduto a fagiolo. Ha offerto alla Corte un'occasione particolarmente propizia per l'affermazione del principio dell'efficacia diretta. Una volta affermato il principio, è poi risultato, non dico facilitato, ma certamente più agevole per la Corte di Giustizia estendere il principio stesso ad altre norme,
anche a quelle norme appunto redatte in termini meno assoluti. Quindi tutte le norme relative alla libera circolazione delle merci, citiamo il caso Eunomia, Lütke, Iannelli, Pigs Marketing Board, Marghera, addirittura Marghera relativo all'articolo 37, quindi monopoli fiscali. Poi le norme relative al diritto di stabilimento, Reiners, le norme relative alla libera prestazione di servizi, Van Binsbergen, quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori, Van Duin. E da ultimo, nonostante le perplessità espresse dalla dottrina in relazione alla stessa formulazione delle norme, anche il diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea in tutti gli Stati membri, Baumbast. Ma anche quelle relative ad obiettivi non rientranti strettamente in quello dell'instaurazione del mercato unico, le norme sulla concorrenza, per esempio l'articolo 108, paragrafo 3, in materia di controllo degli aiuti di Stato alle imprese, l'articolo 157 sul principio della parità di trattamento di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, ecco, tutto questo insomma, è stato riconosciuto come direttamente efficace, ma naturalmente è stato un percorso che è inarrestabile, ma che ha preso il suo inizio da un'occasione molto favorevole, molto propizia, che era l'interpretazione dell'articolo 12. Senza naturalmente poi contare il fatto che l'efficacia diretta è stata estesa naturalmente, oltre che ai regolamenti, anche alle direttive e alle decisioni, sia pure con dei requisiti differenti. Passando ora in rapida rassegna alle conquiste del mercato unico che sono state conseguite grazie all'opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, è utile accennare al contributo teorico che la Corte ha saputo dare alla definizione stessa dell'obiettivo in esame. È noto che la versione originale del trattato parlava soltanto di mercato comune, senza che però fosse fornita una definizione di questa figura. Con l'articolo 7a, ora diventato articolo 26 del TFUE, alla nozione di mercato interno è stata affiancata quella di mercato comune, è stata affiancata quella di mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Si trattava di un'idea derivante dal libro bianco della Commissione per il completamento del mercato interno, esaminato dal Consiglio europeo di Milano del giugno 1985, già autorizzata in vari documenti precedenti. In tali documenti in realtà si utilizzava anche una terza locuzione, quella di mercato unico. Forse però la prima ad aver fatto ricorso a tutti e tre questi termini è stata la stessa Corte di Giustizia nella sentenza Schull che risale al 1982. La Corte vi afferma che la nozione di mercato comune mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico, il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno. Al di là del carattere circolare del ragionamento, sul quale ironizzava il compianto presidente Pierre Pescator, ciò che la Corte mette ben in chiaro è che mercato comune significa la realtà di un mercato unico, che deve diventare quanto più possibile simile a quello di un mercato all'interno di un unico stesso Stato. Non si tratta perciò di un risultato che possa dirsi essere stato conseguito in un determinato momento o alla realizzazione di conclusioni predeterminate. Il mercato comune, interno o unico, che lo si voglia definire, è una realizzazione progressiva, suscettibile di sempre nuovi miglioramenti e affinamenti. E questa opera è tributaria degli interventi legislativi, ma soprattutto degli interventi della giurisprudenza. Detto questo, adesso rapidamente, perché il tempo inesorabilmente scorre, proprio accenni, ecco. Prima di tutto vorrei soltanto citare la maniera con cui la Corte di Giustizia
ha interpretato due nozioni piuttosto ambigue presenti nelle norme relative alla libera circolazione delle merci, e cioè la nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale e misure, ancora più forse, misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative. Sono due nozioni che appunto hanno una potenzialità amplissima naturalmente, ma la Corte ci si è infilata e quindi, come tutti sappiamo, la nozione di tassa d'effetto equivalente nonché quella di misura d'effetto equivalente è estremamente ampia e quindi ha portato ad una costruzione molto avanzata di questi divieti e di conseguenza ad una restrizione molto, molto intensa dei poteri da parte degli Stati membri. A questo punto passando anche alle altre libertà di circolazione, volevo soffermarmi sul concetto di ostacolo alla libera circolazione. Allora, per quanto riguarda le merci, effettivamente il trattato ci dà, si riferisce a delle particolari ostacoli: dazi doganali, tasse d'effetto equivalente, restrizioni quantitative, misure d'effetto equivalenti, ma rispetto alle altre libertà non dà delle definizioni particolari. Si parla di libertà, è garantita la libertà e sono vietati gli ostacoli. Ecco, quindi questo ostacolo alla libera circolazione è stato fortemente tributario della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Per quanto riguarda l'aspetto merci, mi riferisco alla sentenza d'Astonville che è stata citata già stamattina, quindi qualunque normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente in atto o in potenza gli scambi comunitari. E per quanto riguarda le altre libertà, cito un'altra sentenza notissima, che è la sentenza Bosman, in cui la Corte, riaffermando quanto già detto in precedenza, si sofferma sull'effetto meramente dissuasivo che, vi ricordate, quella legislazione che rendeva non impossibile, ma più difficile a Bosman il trasferirsi da una squadra della federazione belga ad una squadra della federazione francese. Quindi l'effetto di mera dissuasione che può qualificare l'intervento come un vero e proprio ostacolo. Sempre volando, un altro settore in cui la Corte ha esercitato la propria influenza assolutamente positiva è naturalmente il principio della non discriminazione, della parità di trattamento. Stamattina se ne è parlato, ma in realtà è proprio in materia di libera circolazione che si è fatto ricorso per la prima volta al concetto di discriminazione indiretta nel caso Sotgiu, e naturalmente aprendo poi la stura ad una serie di casi in cui discriminazioni indirette sono state rinvenute e quindi vietate, per arrivare poi alla questione delle normative indistintamente applicabili, cioè gli ostacoli alla libera circolazione che possono derivare da normative indistintamente applicabili. Qua naturalmente tutti conoscono la sentenza Cassis de Dijon, ma poi il concetto di Cassis de Dijon è stato esteso alla libera prestazione di servizi, web, alla libertà di stabilimento, Gebhard, meno forse per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, però diciamo c'è stato questo approccio globale che consente poi anche alla Corte in qualche maniera di utilizzare giurisprudenza elaborata, non so, a proposito delle merci, anche a proposito della libertà di stabilimento, e quindi diciamo a far crescere complessivamente la portata liberalizzatrice del mercato interno. Ora chiaramente Cassis, Webb e Gebhard si basano sull'idea del mutuo riconoscimento delle legislazioni e quindi un mutuo riconoscimento che porta a ridurre lo spazio a quell'azione che però invece era così difficoltosa, che era quella del ravvicinamento delle legislazioni. E qui diventa un'azione affidata alla liberalizzazione, affidata alla giurisprudenza e sottratta
all'arbitrio, ma insomma alle decisioni difficili prese in sede legislativa. Ma anche in sede legislativa, comunque, arrivo subito, ecco, citerò soltanto la sentenza Vodafone, in cui la Corte riconosce la possibilità di ravvicinare, di usufruire dell'articolo 114 per, diciamo, armonizzare la legislazione in un campo in cui in realtà la legislazione dei vari Stati membri non esiste ancora. Salto, giusto per chiudo, dicendo che molti di questi valori, che alcuni non li ho nemmeno citati, che sono stati elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia a proposito del mercato interno, in realtà sono stati utili e utilizzati anche al di fuori del settore del mercato interno. Ecco, Antonella D'Amato ha parlato del mutuo riconoscimento, ne parlerà anche naturalmente, credo, Costanza. L'idea di fiducia, basata sulla fiducia reciproca dagli Stati membri, in realtà questa idea della fiducia reciproca è già insita in Cassis, Webb e Gebhardt. L'interpretazione restrittiva delle norme derogatorie, per esempio delle norme che consentono agli Stati di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, di nuovo siamo ad applicare gli concetti già elaborati dalla Corte in materia di libera circolazione. In particolare la interpretazione restrittiva di nozioni quali per esempio l'ordine pubblico certamente è un Krombach, certamente è stato nuovamente anticipato da sentenze sullo stesso ordine di problemi che noi troviamo soprattutto nella libera circolazione delle persone. E a questo punto grazie, mi scuso per aver abusato. Grazie Gigi, hai fatto una bellissima relazione, sono assolutamente d'accordo, il mercato interno è proprio la fonte di tanti principi, il crogiuolo in cui si sono... Allora, io adesso ho sul programma Chiara Favilli che parla di migrazione e asilo, chiedo, abbiamo anche una relazione di Lorenzo Paccia che qui non c'è sul programma. Ok, va bene, non era nel programma che mi era stato dato. Va bene, allora sei il penultimo? Va bene. Allora, intanto Chiara Favilli, sì. Immigrazione e asilo, grazie. Grazie Presidente, grazie al Professor Caggiano per l'organizzazione. Anch'io sono molto onorata di essere presente tra i relatori al primo convegno della nostra associazione. Io tratterò di alcuni aspetti dell'approccio della giurisprudenza della Corte, del ruolo della Corte in materia di immigrazione e asilo, ma vorrò e voglio fare riferimento anche ad alcuni aspetti legati alla normativa e al ruolo del legislatore. Scusatemi se sarò molto approssimativa e anche molto arbitraria nella scelta dei casi che ho individuato. Come noto, gli Stati sono liberi, in virtù del diritto internazionale, di ammettere e allontanare gli stranieri. Sono liberi, salvo i limiti derivanti da obblighi internazionali, prima di tutto convenzioni internazionali, in particolare gli obblighi che derivano dalle carte sui diritti umani, ma anche sono limitati dagli obblighi esistenti nelle costituzioni nazionali, quei pochi obblighi che sussistono, ma che comunque sussistono. Dopo però precisare subito che sebbene gli stessi diritti umani si applichino a stranieri e cittadini, la regola che spesso ne deriva quando si applica lo stesso diritto, un diritto umano allo straniero, è diversa rispetto a quella che si applica quando lo stesso diritto si applica a un cittadino. E questo perché i diritti umani fungono, applicati agli stranieri, da un limite al potere dello Stato. Lo Stato è libero, salvo i limiti derivanti da. Invece, gli stessi diritti, i diritti umani applicati ai cittadini, spesso fungono da un fattore esponenziale del diritto. Certo, stamani ci è stato detto che a volte anche questo fattore esponenziale si stenta a vedere, almeno in alcune recenti sentenze. Ma non c'è dubbio che il diritto umano che si poggia su una forte situazione giuridica soggettiva può costituire e può essere l'elemento appunto che fa da volano proprio a quella situazione giuridica soggettiva. Quindi le regole
risultano diverse. Le sentenze, i principi che pur partono da punti di partenza uguali, arrivano poi a risultati diversi, e questo lo si vede ad esempio nel diritto al ricorso effettivo, che è disciplinato oggi nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che assume una, come un significato diverso e quando viene applicato a situazioni giuridiche degli stranieri rispetto a quando invece viene applicato a situazioni giuridiche dei cittadini, delle imprese, ad esempio nel mercato interno. Ora, poiché i limiti derivano dalle carte dei diritti umani, sicuramente abbiamo limiti che derivano anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e la competenza acquisita dall'Unione, l'esercizio della competenza da parte delle istituzioni, determina, come è stato ben detto, l'obbligo di applicazione della Carta e quindi anche l'avvio di ricorsi in via pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia e, direi, un discreto numero di sentenze da parte di questa nell'ambito dell'immigrazione e asilo. La Corte quindi ha avuto diverse occasioni anche per applicare la Carta ai cittadini di paesi terzi, sia in materia di immigrazione sia in materia di asilo, anche se appunto un po' arbitrariamente mi soffermo più su alcune pronunce in materia di asilo. Una determinante, nella quale devo dire che la Corte non ha esitato a applicare in maniera molto decisa e molto convincente, ecco, il diritto la tutela dei minori, la tutela che trova base, oltre che nell'articolo 24 della Carta, anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Lo ha fatto, devo dire, in numerose sentenze, ma una di queste, che è fondamentale, è la sentenza MA del 2013, perché ancora è la sentenza che ha pronunciato un principio applicato dalle amministrazioni nazionali e dai giudici nazionali, qualora si trovino di fronte all'applicazione del regolamento Dublino ad un minore. In base al regolamento si dovrebbero applicare appunto i criteri da esso previsto. La Corte di Giustizia afferma in questa sentenza un fondamentale principio in base al quale è competente lo Stato dove il minore si trova, in deroga decisa, radicale direi, dei criteri sanciti nel regolamento, e questo proprio in ossequio del superiore principio della tutela appunto dei diritti del fanciullo, oltre che dell'articolo 24 della Carta. Ci tengo a precisarlo perché credo che sia proprio anche questo combinato disposto con una convenzione internazionale ratificata, di cui sono parte tutti gli Stati dell'Unione Europea, a determinare una maggiore forza della posizione soggettiva del soggetto straniero quando questo è minore. Di sicuro questa è una sentenza che, ripeto, fondamentale, ha avuto un impatto deciso e un impatto significativo nella prassi degli Stati, che, anche qui è bene precisarlo, non ha trovato codificazione da parte del legislatore europeo. C'era stata una proposta della Commissione volta a codificare il principio, le istituzioni non hanno trovato l'accordo, in particolare il Consiglio ovviamente non ha trovato l'accordo, e nell'ultima proposta di modifica del regolamento Dublino, quella del 2016, la Commissione non ripropone codifica del principio MA del 2013, quindi ribadisce i criteri come sono stabiliti oggi, con piccole deroghe a favore dei fanciulli, ma non con riferimento appunto a questo fondamentale principio che è, ripeto, tuttora applicato invece dagli Stati e dalle amministrazioni. La Commissione candidamente afferma che la mancanza di proposta legislativa su questo aspetto dipende dal fatto che non c'è stato l'accordo in Consiglio. Ecco, quindi a giustificare il fatto che non è possibile proporre un atto conforme alla Carta, alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in mancanza di accordo. È ancora il negoziato langue, quindi non sappiamo che tipo di destino avrà. Se si eccettua però il caso, il settore, diciamo sicuramente della tutela dei minori, cioè il coinvolgimento dei minori quando si parla di diritto degli stranieri, la giurisprudenza della Corte diventa invece molto più
incerta, a parer mio, sull'applicazione dei diritti fondamentali, dei diritti umani derivanti dalla Carta, o più che incerta, si situa nel solco della giurisprudenza anche dei singoli Stati, cioè laddove i diritti sono appunto un limite, ecco, al potere dello Stato, che viene prima del diritto umano, che è appunto un limite ad esso. È stato ricordato stamattina la saga Dublino, giustamente la professoressa Morviducci l'ha richiamata, dove c'è stata da parte della Corte di Giustizia un'interpretazione restrittiva, direi, della sentenza MS della Corte, ma direi di una giurisprudenza decennale della Corte Europea dei Diritti Umani in materia di limiti degli Stati all'allontanamento degli stranieri. Certo, la Corte di Giustizia l'ha fatto anche per salvaguardare il funzionamento stesso del regolamento Dublino, che si basa sul principio di reciproca fiducia, che necessita che i trasferimenti fra Stati avvengano rapidamente, per cui l'affermazione invece di un limite in caso di esistenza di un rischio di violazione di un diritto individuale, che prescinda da una carenza sistemica in uno Stato dell'Unione, verrebbe, diciamo, a inficiare l'efficienza del regolamento. E l'efficacia quindi del diritto dell'Unione, uno di quei casi in cui si ha proprio un contrasto tra l'applicazione piena del principio dell'efficacia del diritto dell'Unione e il principio invece di una tutela effettiva dei diritti, in particolare del diritto al ricorso effettivo, che si verifica anche in altri contesti come quello della cooperazione giudiziaria in materia civile, ma nel caso di Dublino si verifica ancora di più, perché Dublino, lo ricordo, è una procedura nella procedura, è una procedura volta a individuare lo Stato competente per esaminare le domande, quindi se la procedura dura anni capite che diventa veramente inutile, come infatti Dublino è inutile, ecco, questo diciamocelo molto chiaramente. Abbiamo notato però in questo orientamento la difesa, io direi la difesa strenua del principio di reciproca fiducia, che abbiamo letto anche nel parere 213 sull'adesione sul progetto di adesione dell'Unione alla CEDU. Qualche, direi, forse orientamento diverso si nota in alcune pronunce più recenti, ad esempio la CK 2017, dove questo riferimento alla carenza sistemica invece non si rinviene. Ma il principio che la Corte ha pronunciato invece nella sentenza NS è stato codificato, questo sì, ecco, il legislatore qui è stato molto accorto a codificare il principio nell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento Dublino 3, 604 del 2013, che rimane quindi oggi scritto nero su bianco a fronte forse, diciamo, di un timido mutamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia, che vedremo se si consoliderà. Altre sentenze confermano, a parer mio, questa tendenza, da una parte a valorizzare, diciamo, il diritto umano come limite al potere dello Stato, i diritti come limite al potere dello Stato, e dall'altra anche a cercare di salvaguardare il funzionamento del sistema d'asilo europeo, del sistema di immigrazione. Penso alla causa, alla sentenza sui visti umanitari, la sentenza XX del 2017, nella quale, come sapete, la Corte di Giustizia ritiene che non ci sia un obbligo da parte dello Stato di riconoscere, di rilasciare un visto per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del Codice Visti, perché l'articolo 25 pone una riserva di campo nei confronti dello Stato, consente allo Stato di rilasciare visti umanitari senza però prevedere alcun obbligo a questo riguardo. La Corte afferma più o meno quello che vi ho detto, nonostante che l'Avvocato Generale in quella causa avesse con un'ampia argomentazione sostenuto una posizione diversa. Probabilmente in questo caso ammettere l'obbligo di rilascio dei visti umanitari avrebbe veramente determinato una rivoluzione anche nel sistema degli ingressi, nel sistema della gestione, diciamo, dei flussi migratori, oltre che dei flussi dei richiedenti protezione umanitaria. Ma quello che spicca anche in questa sentenza è l'assenza totale di riferimenti al fatto che comunque gli Stati debbano, quando agiscono, anche quando
agiscono in quel margine di discrezionalità, di riserva di campo lasciato dal diritto dell'Unione, dovrebbero quindi gli Stati agire nel rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale anche, o comunque più in generale del rispetto dei diritti umani. Direte voi, beh, questo comunque non era necessario, nel momento in cui la Corte afferma che non c'è competenza, che si rientra in una competenza degli Stati, non c'era bisogno di farlo. Sì, probabilmente non c'era bisogno, ma quante volte la Corte, pur non essendoci bisogno, no, di affermare un principio, invece lo ha fatto e lo ha fatto varie volte, spesso. Quindi in materia invece di diritto degli stranieri, in materia di diritto d'asilo, ecco, questi slanci non si leggono mai, anche quando invece l'occasione ci sarebbe potuta essere, come in questo caso dove l'Avvocato Generale aveva offerto, direi, un'argomentazione estremamente articolata e ricca, che avrebbe potuto almeno dare uno spunto per una frase in questo mare poi di invece principi rigorosamente interpretati e restrittivamente interpretati. Ancora è stata citata stamattina la pronuncia sull'accordo con Turchia, non mi soffermo su questo perché è veramente, ci vorrebbe troppo, però insomma ci ho scritto anche su questo, tutti voi siete ben informati, questo è un capitolo però sul quale dovremmo forse interrogarci tutti, ecco, su che cosa è accaduto con questo accordo, un accordo dei capi di Stato di Governo concluso all'interno del Consiglio, nella sede del Consiglio, del quale noi abbiamo rapporti periodici di attuazione dalla Commissione Europea, un accordo che comunque rientra nelle competenze dell'Unione Europea, incide su atti dell'Unione Europea, diremmo che almeno una parziale competenza dell'Unione, una competenza concorrente, io direi pure una competenza esclusiva su alcuni aspetti, invece è stato concluso in un modo sicuramente non coerente, non rispettoso delle procedure, ma proprio bypassando completamente la procedura di conclusione degli accordi. Ancora la sentenza Giafari AS, sono due sentenze, la sentenza Giafari AS del 2017, nelle quali la Corte di Giustizia non accoglie ancora le conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpson, che aveva offerto un'interpretazione dell'articolo 13 del regolamento Dublino, quello che prevede il criterio dello stato di primo ingresso irregolare, ha dato un'interpretazione innovativa, è un'interpretazione che tenesse conto del fatto che non tutti gli ingressi irregolari sono uguali, cioè non tutti gli ingressi privi di visto o di previa autorizzazione sono uguali. Ad esempio non sono uguali gli ingressi nei quali uno Stato accoglie le persone, favorisce l'ingresso per motivi umanitari, ad esempio. Questo non significa non presidiare la frontiera, così come non è un ingresso irregolare l'ingresso che avviene via mare quando uno Stato compie un'operazione di ricerca e soccorso in mare, come fa l'Italia, che non è uno Stato che non presidia la frontiera, la presidia, la vigila e vede che ci sono persone che stanno morendo e che quindi deve intervenire. Quindi non si dovrebbe applicare quell'articolo, quel criterio codificato nel 1990 in un accordo internazionale e mai modificato. Anche qui l'avvocato Sharpson aveva offerto una soluzione diversa che purtroppo non è stata seguita, anche qui senza neanche un obiter dictum, una frase che avrebbe potuto invece dare uno slancio ai negoziati. Mi prendo 60 secondi, mi scusi Presidente, questa giurisprudenza conferma quindi il solco che vi dicevo, che è un comune anche alle giurisprudenze degli Stati membri, anche sicuramente in parte anche quella della Corte Europea, limite e potere dello Stato, determinato dal fatto che mancano diritti soggettivi degli stranieri, ce ne sono molto pochi di diritti pieni soggettivi riconosciuti dalle convenzioni internazionali ma anche dalle costituzioni statali. Allora nel diritto dell'Unione, ad esempio, mancano diritti soggettivi nel trattato, mancano norme del trattato che producano effetti diretti nei confronti delle persone, non c'è alcun appiglio di norma primaria per poi applicare il diritto umano. I diritti sono eventualmente, come diceva bene stamani Claudia Morviducci, stabiliti nella legislazione ordinaria dettata dalle istituzioni europee, che fissano anche il livello quindi dei diritti, che determinano eventuali norme di armonizzazioni che poi incidono pesantemente nello standard di tutela dei diritti, perché la Corte ci ha detto che l'articolo 53, che veniva ben evidenziato stamani, non si applica in senso letterale come è previsto, laddove ci possa essere una compromissione del principio del primato, laddove ad esempio ci sia un'armonizzazione, come la Corte ha ribadito anche nella sentenza Taricco bis. Allora io credo che laddove ci siano, da questo punto di vista noi dobbiamo creare un'allerta, cioè il fatto che non è possibile che
lo standard di tutela dei diritti, di cui, come stabilito dall'articolo 53 della Carta interpretato dalla Corte, dipenda da una legislazione dell'Unione Europea adottata dalle istituzioni che non tengano conto, questo è un principio fondamentale, dei diritti soggettivi, dei diritti fondamentali, almeno quei pochi diritti fondamentali degli stranieri, ma i diritti fondamentali in generale, che ad esempio sono tutelati, garantiti nelle costituzioni degli Stati membri. Laddove non ci siano, non ci sia un sistema, e ringrazio Nicola Zerini per il confronto costante su questi aspetti, laddove non ci sia un sistema nelle procedure legislative che tenga conto dei diritti fondamentali sanciti, tutelati nelle Costituzioni, noi dobbiamo, secondo me, rivedere o riragionare sull'articolo 53 e sull'efficacia dell'articolo 53, perché il rischio è che attraverso l'armonizzazione dell'Unione Europea ci sia una regressione delle tutele. E la materia del diritto d'asilo e dell'immigrazione in generale è una materia che offre molti spunti. In questi giorni il Governo ha presentato un emendamento al suo decreto legge, peraltro, sulla nozione di paese d'origine sicuro, che per ora è nella direttiva, probabilmente tra poco sarà in un regolamento. Ecco che il diritto dell'Unione funge da strumento, da occasione di regressione delle tutele, anche quando ci sono diritti soggettivi come il diritto d'asilo costituzionale che noi abbiamo nell'articolo 10, terzo comma della Costituzione. Di fronte a questo io credo che o c'è una revisione dell'interpretazione dell'articolo 53, nel senso invece di garantire sempre la affermazione dello standard di tutela più elevata, oppure dobbiamo intervenire nella fase legislativa attraverso strumenti che consentano e impediscano anche ai governi di adottare, di votare, di proporre, promuovere norme che poi vanno contro, che sono contro, che tendono a ridurre le tutele che sono sancite nelle proprie costituzioni. Grazie. Allora, ci sarebbe molto da dire, la carta ha lo stesso valore del trattato, tanto per cominciare, poi questa interpretazione è vero che si scontra a volte col primato, però non darei per scontato che i diritti fondamentali soccombono sempre di fronte al primato, perché abbiamo anche esempi contrari, quindi diciamo bisogna un attimo distinguere, e poi la carta ha molte potenzialità e sarà usata a mio avviso sempre di più, comunque. Purtroppo non c'è tempo e quindi diamo la parola a Fabio Ferraro, sicurezza e diritti fondamentali. Grazie, grazie al professor Caggiano e agli altri organizzatori. Nel mio intervento mi occuperò di sicurezza nazionale e ingerenza nei diritti fondamentali e più in generale della sua interferenza con il diritto dell'Unione, un tema di grande attualità trasversale che riguarda questioni quali la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, proprio alla questione dell'efficace controllo dei flussi migratori che sono di interesse generale dell'Unione, ma si estende anche a questioni nuove come il rischio, come dire, di un utilizzo dual use della rete, il rischio di attacchi terroristici, la sicurezza informatica e così via. E riguarda anche un tema al centro del dibattito politico di diversi paesi, in particolare il nostro. Vedi ad esempio proprio il decreto sicurezza e quello che è stato definito in questi giorni il caso Roma. Però prima di soffermarmi con alcuni flash sulla giurisprudenza della Corte, intendo fare alcune considerazioni di carattere preliminare e generale, partendo dall'articolo 4 del Trattato sull'Unione Europea, che contiene dei principi che garantiscono la diversità delle normative nazionali, ma che si collocano pur sempre nel quadro e nel rispetto dell'Unione. In particolare l'articolo 4, paragrafo 2, ha focalizzato l'attenzione sulla nozione di identità nazionale e costituzionale, ma anche riportato nelle disposizioni comuni e quindi tra i valori e i principi le competenze esclusive dello Stato sulla sicurezza nazionale che inerisce alla sua stessa identità di soggetto internazionale ed è stata inserita con quell'obiettivo tranquillizzante per gli Stati dopo il fallimento del trattato costituzionale per compensare anche
le competenze attribuite all'Unione in altri campi e l'abolizione dei pilastri. Oltretutto il quadro normativo si completa con l'articolo 276 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che esclude o limita le competenze della Corte di Giustizia nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che consente agli Stati membri di derogare alle regole del mercato interno per le informazioni riservate, consente altre deroghe per quanto riguarda la produzione e il commercio di armi e materiale bellico. E in questo quadro vi è la preoccupazione che, in assenza di criteri certi, questa disposizione dell'articolo 4 venga utilizzata in modo arbitrario dagli Stati, e quindi vi è un rischio concreto per il rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali, tanto più che spesso alcuni giudici nazionali, come dire, sono spesso riluttanti ad esprimersi contro misure di sicurezza prese dai governi nazionali ed applicano delle soglie di tolleranza elevate. Ma è proprio per questo che non può che spettare alla Corte definire che cosa rientri o meno nella nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica, e quindi stabilire la propria competenza. Anche perché è chiaro che in tutte le situazioni che ricadono nel cono d'ombra del diritto dell'Unione Europea si applicano determinati limiti, paletti del diritto dell'Unione Europea. La titolarità esclusiva rimane in capo agli Stati, ma ciò non esclude che nel concreto esercizio di questa competenza siano gli Stati tenuti a rispettare alcuni paletti, alcuni vincoli, tenendo presente sia l'intensità del nesso o del collegamento con il diritto dell'Unione Europea, sia della norma o diritto fondamentale violato. La questione non è tanto dissimile da quella che si riscontra in altri settori, quale quello dell'autonomia procedurale degli Stati o nell'attribuzione della cittadinanza, o ancora per quanto concerne la nozione di giurisdizione nazionale ai fini del rinvio pregiudiziale. Cioè la Corte definisce dei limiti, definisce dei criteri. E anche nel campo della sicurezza nazionale è necessario definire dei criteri, anche se poi ci sono delle difficoltà oggettive, anche delle ambiguità. Spesso si parla congiuntamente di sicurezza pubblica e sicurezza nazionale, talvolta si parla solo di sicurezza nazionale, altre volte si parla unitamente al concetto di ordine pubblico, che è un altro concetto diverso. Sicuramente dalla giurisprudenza della Corte ritroviamo la distinzione tra sicurezza interna e sicurezza esterna. Sicurezza interna è il pregiudizio al funzionamento delle persone, delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali, e quindi viene in rilievo per la sopravvivenza della popolazione, mentre si parla di sicurezza esterna per quanto riguarda il rischio di perturbazioni gravi nei rapporti internazionali, della coesistenza pacifica dei popoli e del pregiudizio agli interessi militari. Rientra poi nella nozione evidentemente di sicurezza anche la lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti. Ad ogni modo sono problematiche che poi analoghe a quelle che riscontriamo anche nel nostro ordinamento nel rapporto Stato-Regioni. Anche nell'articolo 117, lettera H, troviamo un riferimento alla sicurezza, e anche qui la Corte Costituzionale è intervenuta senza poi dare una nozione chiara di sicurezza pubblica e sicurezza nazionale. Forse l'assenza di una chiara definizione consente anche un approccio flessibile alle nuove forme di rischio di sicurezza, per cui ciascuno Stato è legittimato a valutare alla luce della propria scala di valori le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta. Ma proprio per questo deve essere soggetta allo scrutinio della Corte di Giustizia, scrutinio che ritroviamo nella giurisprudenza, diciamo, anche precedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che riguarda la libertà di circolazione.
e la Corte di Giustizia in modo costante ha evidenziato che le deroghe dettate da motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica vanno sempre interpretate in modo restrittivo. La loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell'Unione e della Corte. Si dice ancora che il comportamento individuale del soggetto, per poter subire delle restrizioni, deve rappresentare realmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. Si dice ancora che sugli Stati comunque grava l'onere di provare in modo circostanziato quali interessi di sicurezza nazionale siano nello specifico coinvolti e in che misura l'adempimento degli obblighi di diritto dell'Unione Europea contrasterebbe con questi interessi di sicurezza nazionale. Poi si è sempre detto che non possono essere invocati questi motivi di pubblica sicurezza per motivi economici. E quindi una giurisprudenza ricca che ha sempre interpretato la nozione di sicurezza pubblica e nazionale in modo restrittivo e che ritroviamo anche, diciamo, questi principi elaborati per quanto concerne le misure di allontanamento e diniego d'ingresso e più in generale in tema di immigrazione, ad esempio con specifico riferimento a uno Stato che invoca esigenze di sicurezza per rifiutarsi di comunicare a un cittadino dell'Unione i motivi che sono alla base di una misura di allontanamento nei suoi confronti. La Corte ha sempre detto che è vero che spetta agli Stati membri decidere le misure idonee a garantire la sicurezza, ma la mera circostanza che una decisione riguarda la sicurezza dello Stato non può comportare l'inapplicabilità del diritto dell'Unione Europea. Spetta oltretutto agli Stati membri istituire delle norme che consentano al giudice di controllare la legittimità di queste decisioni che siano per motivi di riservatezza, privi di sicurezza nazionale, privi di motivazioni dettagliate e circostanziate. Proprio di recente c'è una sentenza che ha riguardato l'Austria che ha evidenziato anche che misure di sicurezza non possono giustificare l'abbandono delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti. Si trattava in questo caso della produzione di documenti ufficiali quali passaporti e carte d'identità che evidentemente coinvolgono la sicurezza, ma questo non giustifica un affidamento diretto ed esclusivo senza una procedura concorsuale, senza una gara. E è interessante anche la giurisprudenza che poi soprattutto negli ultimi tempi riscontriamo in tema di dati personali, e si impongono al riguardo soprattutto due considerazioni. Per un verso è chiaro che i limiti e le condizioni che sono state imposte dalla Corte di Giustizia per quanto concerne il trasferimento di dati all'estero devono essere previsti anche per gli Stati membri. Mi riferisco al trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti. Sarebbe paradossale richiedere dei limiti, delle condizioni all'autorità degli Stati terzi e non richiederli poi agli Stati membri in tema di sicurezza nazionale. Tanto più che limiti e condizioni sono state richieste anche alle istituzioni dell'Unione Europea nell'adozione di atti in materia di sicurezza. Mi riferisco evidentemente a tutta la giurisprudenza CADI e all'esigenza che i regolamenti dell'Unione che danno attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza non possono beneficiare di un'immunità giurisdizionale. Per altro verso, è chiaro, poi entra in gioco l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali e quindi la clausola limitativa generale per quanto riguarda condizioni, limiti ai diritti fondamentali,
che si applicano, che però comunque non si applicano a quelli che vengono definiti i diritti assoluti, la dignità umana, i trattamenti disumani e degradanti, che di certo non sono soggetti ai tradizionali limiti dell'articolo 52, le condizioni di proporzionalità, di necessità, la riserva di legge e le finalità, appunto, queste limitazioni devono comunque rispondere a finalità di interesse generale dell'Unione o proteggere altri diritti e libertà. E questo è stato evidenziato soprattutto nelle sentenze Digital Rights e Tele2, dove si è evidenziato questo collegamento tra i dati da conservare e l'obiettivo perseguito. E si è soprattutto evidenziato che la vita delle persone non può costituire l'oggetto di una sorveglianza continua. Più in generale si è osservato che non vi è nessuna sicurezza senza legge e il rispetto della legge è un aspetto fondamentale della sicurezza nazionale. Possiamo soprattutto evidenziare che in questa sentenza e in altre sentenze si è messo in chiara evidenza che tanto più gravi sono i reati, tanto maggiore può essere l'ingerenza nei diritti fondamentali. Però un'ingerenza talmente grave che consente di trarre conclusioni precise sulla vita delle persone è possibile solo per reati gravissimi come la lotta contro la criminalità organizzata o il terrorismo. È chiaro che poi è possibile anche un'ingerenza per i reati meno gravi, è quello che è stato evidenziato nella sentenza Ministerio Fiscal. Si trattava di una semplice rapina e la Corte ha evidenziato che l'accesso delle autorità pubbliche ai dati che mirano all'identificazione dei titolari di carte SIM attivate con un cellulare rubato comporta un'ingerenza nei diritti fondamentali che non presenta una tale gravità da doverne limitare l'accesso. Tuttavia c'è un caso adesso che pende proprio dinanzi la Corte, Privacy International, dove paradossalmente ancora un giudice inglese, nonostante ci avviciniamo alla Brexit, che chiede alla Corte un po' di rivedere la giurisprudenza precedente in materia di rapporto tra sicurezza nazionale e dati personali. Infatti nella sentenza Tele2 Watson si trattava dell'obbligo di un operatore pubblico a conservare i dati commerciali di modo che all'occorrenza fossero messi a disposizione delle autorità pubbliche. In questo caso invece la normativa nazionale esige che i dati degli operatori siano trasmessi direttamente all'autorità pubbliche e siano soggetti alla loro custodia e si chiede che questa materia esuli del tutto dal campo di applicazione del diritto dell'Unione Europea, perché si evidenzia che mentre nelle sentenze precedenti l'accento era posto su casi particolari, sull'indagine penale, in questo caso invece si tratta della sicurezza nazionale, quasi a dire che si tratta di una questione più generale e quindi si chiede di interpretare diversamente o di rivedere la giurisprudenza precedente al fine di stabilire una riserva assoluta in capo agli Stati che evidentemente contrasterebbe con tutta la giurisprudenza precedente. Ultima questione, poi arrivo alle conclusioni. Ci sono evidentemente delle questioni puramente interne che non ricadono nel campo di applicazione del diritto dell'Unione Europea, ma queste sono soggette ai limiti convenzionali e costituzionali. Entra in gioco la CEDU, che ha evidenziato dei limiti e delle garanzie analoghe a quelle della giurisprudenza della Corte, entra in gioco l'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea, che ha un ambito di applicazione più ampia del ricorso per infrazione e si estende anche ai settori di autonoma competenza di un Paese membro, purché la sicurezza metta in pericolo, in questo caso, i valori dello Stato di diritto e gli altri valori dell'articolo 2. Arrivo velocemente, concludo a questo punto, e per evidenziare che soprattutto negli ultimi tempi si stanno diffondendo delle nuove teorie
mi riferisco in particolare a questa che viene definita il diritto penale del nemico, cioè la possibilità per uno Stato di approntare contro reati particolarmente gravi, quali la minaccia terroristica, strumenti giuridici di contrasto non solo eccezionali, ma anche estranei all'ordinaria tutela penale, cioè ci si interroga fino a che punto un ordinamento giuridico possa continuare a riconoscere determinati diritti ai terroristi o altre persone particolarmente pericolose. È chiaro che, e questo anche per riprendere un po' la sollecitazione del professor Tizzano, che la nozione di sicurezza nelle sue varie declinazioni e le priorità stabilite da ciascun ordinamento nazionale si evolvono nel tempo, devono tener conto del cambiamento della società, della criminalità, delle trasformazioni della società in generale. Ma rimane fermo che l'Unione Europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia rappresenta un argine in quanto fornisce, è importante evidenziarlo soprattutto in questo periodo di crisi dell'Unione Europea, fornisce delle limitazioni, delle garanzie che consentono di preservare valori fondamentali, primari, identità, a tutela della persona in quanto tale. Spero di non aver invaso le competenze degli altri. Grazie. No, mi sembra che non ha invaso nessuna competenza. Grazie. Adesso è il turno di Costanza Onorati, che parlerà di diritto internazionale privato europeo, spero non di tutto il diritto internazionale privato europeo, in 15 minuti. Grazie, grazie Lucia, grazie al professor Caggiano, all'Università Roma Tre, all'associazione, il professor Caggiano ospite perfetto, che ci ha organizzato questo tour de force. Io sono, come posso dire, il tempo è pochissimo, 15 minuti meno di quello che ci aspettavamo, la giornata è stata super intensa, ho scoperto di essere la 17ª persona che ascoltate oggi, quindi capisco che siate totalmente stremati e lo sono anch'io. E quindi consentitemi di ribaltare un po' la relazione che avevo in mente, l'intervento che avevo in mente, cominciando, anticipando le conclusioni, quindi partendo diciamo da quello che dovrebbe essere la fine di un intervento normale e cercando di esprimere subito l'idea, così se il mio nostro presidente mi vorrà levare la parola potrà farlo meglio ancora. Allora, questo è un po' il pensiero, e cioè il diritto internazionale privato costituisce un ambito, in realtà un insieme di strumenti e di tecniche complesso e variegato, che mi pare in parte trascurato dall'Unione Europea o quantomeno non valorizzato interamente per tutte quelle che sono le sue potenzialità. Potenzialità che probabilmente in questo specifico momento storico potrebbero essere riprese in considerazione, utilizzate meglio, perché non solo per consolidare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è l'ambito tradizionale nel quale si muove il diritto internazionale privato, ma probabilmente anche in una logica più ampia di perseguimento di i fini e gli obiettivi dell'Unione Europea. Il presupposto del mio ragionamento, che non mi limito semplicemente a richiamare perché do per scontato in questo pubblico che è molto dotto e molto qualificato, è che il diritto internazionale privato contemporaneo e quello dell'Unione Europea in particolare non è più solo uno strumento tecnico, neutro rispetto al risultato da raggiungere, che si limita a determinare un giudice competente o una legge applicabile, ma è piuttosto uno strumento di vera e propria politica normativa con la quale il legislatore persegue precisi obiettivi materiali, precise finalità politiche, policy, chiamiamole in senso lato. Policy che sono realizzate però non in via diretta, non mediante la posizione di un precetto facilmente riconoscibile e posto tramite una norma materiale, chiamiamola così, ma in modo indiretto, richiamando norme nazionali o utilizzando strumenti già esistenti negli ordinamenti nazionali, quindi facendo leva sul contenuto di norme poste da altri legislatori. Quindi da questo punto di vista il diritto internazionale privato
E dunque l'uso delle norme di conflitto, ma non solo l'uso delle norme di conflitto, il diritto internazionale privato è molto più ampio di così, è un insieme di tecniche, di metodi, è uno strumento comunque rispettoso della sovranità nazionale. E da questo punto di vista, in questo specifico momento storico, mi sembra che questo sia un aspetto che andrebbe appunto messo in evidenza e valorizzato. Allora, passiamo adesso all'analisi della situazione, situazione che è molto diversificata, molto eterogenea in funzione dei due ambiti nei quali si struttura tradizionalmente il diritto internazionale privato, cioè il diritto processuale, il diritto internazionale processuale, quindi conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni, e diritto internazionale privato in senso stretto, ovvero conflitti di legge. Due ambiti in cui la visione è molto diversa, in cui il ruolo della Corte di Giustizia è stata molto differente. Allora, partiamo dal piano del diritto processuale, del quale però non dirò molto, perché qui è l'ambito nel quale la Corte di Giustizia ha dato il meglio di sé, perché fin dal protocollo del 71, che attribuiva competenze a interpretare una mera convenzione internazionale, la Corte di Giustizia è una linea di continuità meravigliosa, senza mai avere oscillazioni o perplessità, ha costruito sentenza dopo sentenza un corpo di diritto processuale europeo oggi decisamente consistente, omogeneo, armonico, univoco, con l'aiuto del legislatore, perché evidentemente molto è stato fatto, soprattutto a seguito del programma dell'AIA, del programma di Tampere, del programma di Stoccolma, che hanno portato avanti una precisa linea politica nel senso di costruire uno spazio giudiziario europeo. In particolare la Corte di Giustizia che cosa ha, quale strumento ha utilizzato? Dei molteplici strumenti farei riferimento soprattutto a uno, cioè l'uso dell'interpretazione autonoma, cioè il rifiuto di qualsiasi rinvio a un'interpretazione basata sul diritto nazionale e viceversa la costruzione di una norma basata in funzione degli scopi e della struttura del regolamento nel quale era inserito e degli scopi dell'Unione. E questo procedimento, già utilizzato in realtà anche in altri ambiti del diritto dell'Unione, ha portato alla costruzione appunto di l'emerge di nozioni propriamente europee o eurounitarie, come adesso si usa dire, in tantissimi ambiti. Quali sono gli obiettivi che la Corte di Giustizia ha di volta in volta valorizzato in questa sua funzione, sempre guardando soltanto il diritto processuale? In realtà sono obiettivi che rientrano negli obiettivi tradizionali di un diritto internazionale privato classico, per lo più, cioè il principio della prevedibilità e della certezza del diritto, il principio della buona amministrazione della giustizia, il principio dell'economia processuale, ancora il principio dell'evitare i conflitti di giudicati e quindi i procedimenti paralleli. Quindi in questo ambito in realtà niente di nuovo, anche se tutto funzionale a creare uno spazio giudiziario europeo. Diversa è viceversa il ruolo di un principio, questo sì, veramente europeo, caratteristico dell'Unione Europea, e cioè il principio che ha già richiamato anche Luigi Daniele, cioè il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in particolare. Va detto che da questo punto di vista la Corte di Giustizia ha avuto la strada agevolata dal fatto che i Consigli europei appena menzionati in realtà avevano già indicato come il mutuo riconoscimento delle decisioni, la cosiddetta quinta libertà, fosse un obiettivo strategico, obiettivo peraltro che era già indicato nell'articolo 220 del Trattato di Roma, quindi anche lì niente di nuovo. Però nel complesso diciamo che sul piano del diritto internazionale processuale molto è stato fatto. La Corte di Giustizia ha indubbiamente creato dal nulla, come in altri settori, uno spazio giudiziario europeo che oggi è una realtà, che funziona bene, che è efficace, ha ovviamente qua e là qualche cosa che si può perfezionare, ma in assoluto è una realtà che certamente funziona e funziona bene. Diverso è invece
lo scenario e la valutazione, la conclusione in relazione all'altro capo del diritto internazionale privato, e cioè i conflitti di legge, cioè la scelta del diritto competente, della legge applicabile. Qui il panorama è molto più deprimente, molto più desolante, innanzitutto perché gli atti legislativi sono molto meno, quelli dedicati solo ai conflitti di legge sono solo 3, Roma 1, Roma 2, Roma 3, materia di legge applicabile ai contratti, ai fatti illeciti e al divorzio, sappiamo, una cooperazione rafforzata che non copre nemmeno tutti gli stati. Poi dal 2009 il legislatore ha adottato un po' una lettura così olistica al diritto internazionale privato, adottando regolamenti che regolano sia giurisdizione, sia legge applicabile, sia riconoscimento delle decisioni, con i 4 regolamenti in materia di alimenti, successioni e gli ultimi 2 regimi patrimoniali delle coppie sposate e registrate. Però diciamo nel complesso meno strumenti legislativi, a cui ha conseguito un uso di questi strumenti, un'occasione per la Corte di utilizzare il diritto internazionale privato europeo molto più ridotta, perché dal 2009, data dell'entrata in vigore del regolamento Roma 2, ad oggi la Corte di giustizia ha reso numero 4 sentenze in materia di Roma 1, numero 5 sentenze in materia di Roma 2 e quindi in 10 anni di applicazione di regolamenti che coprono tutte le obbligazioni contrattuali e extracontrattuali non arriviamo nemmeno a 10 sentenze. Questo è un dato oggettivo, un dato che fa riflettere, un dato che ha tante spiegazioni e che ho più o meno almeno richiamato nel documento che avevo scritto, ma che lasciamo da parte. Perché anche se la Corte di giustizia ha pochi regolamenti da applicare, in realtà le norme di conflitto sono presenti nel diritto dell'Unione Europea molto più di quelle che sono nei regolamenti. Ve ne sono infatti moltissime in tutti gli atti di diritto derivato che regolano discipline specifiche e che per lo più contengono anche pezzi di norme di conflitto nelle materie più svariate, dalla recente direttiva sulla data protection alla direttiva in materia bancaria, in materia di tutela dei consumatori, in materia di strumenti finanziari, in materia di agenti commerciali. Moltissime direttive, direttive e atti di diritto derivato, soprattutto degli anni 90-2000, no? Quando utilizzavano comunque lo strumento del mercato unico, la clausola del mercato unico, contengono pezzi di norme di conflitto che magari non coprono tutta la direttiva, ma coprono soltanto un pezzo. Quindi la Corte di giustizia in realtà ha avuto l'occasione qua e là di utilizzare o confrontarsi con il gioco delle norme di conflitto, ma questa occasione raramente è stata presa, anzi per lo più la Corte di giustizia ha, diciamo così, ignorato, diciamo che non si è interessata al piano del diritto internazionale privato, al piano dei conflitti di legge. E faccio soltanto 2 esempi, perché ovviamente il tempo è pochissimo, ma il più importante, il più evidente è tutta la lunga storia della discussione che si è avuta negli anni 90 attorno al famoso principio dello Stato d'origine, la famosa home country law, principio del mercato interno. La dottrina si è scervellata per tanto e il giudice qui, il professore Rossi, aveva scritto già nella sua monografia sul buon funzionamento del mercato comune, si era confrontata con questa tematica. In realtà si è discusso a lungo se fosse una norma di conflitto implicita, se fosse uno strumento generale per l'armonizzazione del diritto dell'Unione, o se fossero 2 strumenti complementari, concorrenti, ognuno che aveva una sua funzione, che si integravano reciprocamente. La Corte di giustizia non ha mai ovviamente preso nessuna di queste posizioni, se non quando la discussione era completamente ormai passata, superata nell'attenzione della dottrina, ma nel 2011 la sentenza IDATA ritorna fuori con questa problematica, perché il giudice del rinvio, un giudice tedesco, nel chiedere un profilo di applicazione di una direttiva, della direttiva sull'e-commerce del 2000, chiede alla Corte di giustizia proprio esplicitamente se deve interpretare quella direttiva come una norma di conflitto che comporta l'applicazione in via esclusiva della legge dello Stato di stabilimento del prestatore di servizio. E la Corte
non segue questa strada e fornisce una lettura più tradizionale, che peraltro è ripresa poi anche in altre sentenze. Cioè, sostanzialmente si dice gli stati sono liberi di determinare il diritto applicabile come vogliono, la cosa non ci interessa, il diritto applicabile è quello che decide lo Stato, ma qualunque sia il diritto applicabile incontra il limite della libera circolazione dei servizi, quindi quel diritto applicabile non può porre condizioni più restrittive di quelle che sarebbero altrimenti applicabili secondo in vigore nello Stato d'origine. Approccio analogo che in una materia del tutto diversa, il diritto al nome di un bambino, la Corte di Giustizia adotta nella sentenza Grunking-Pohl. Anche lì c'era un problema di stabilire secondo quale legge si determina il cognome di un bambino, di un ragazzino, nato in Danimarca ma di cittadinanza tedesca, e la Corte dice, boh, fate voi, a me non interessa, l'importante è che qualunque sia la legge che voi applichiate, questa non limiti la circolazione del minore. Ora, è del tutto comprensibile e condivisibile che la Corte di Giustizia privilegi uno strumento che funziona bene, come le libertà di circolazione sono evidentemente un principio fondamentale del mercato, dell'Unione in generale, quindi è un'arma anche che funziona molto bene dal punto di vista della dialettica della Corte, quindi non c'è da stupirsi che abbia bypassato la tematica internazionale privatistica per concentrarsi su uno strumento che funziona bene. La questione è però che l'Unione Europea è sempre più non solo libera circolazione di persone, merci, servizi, decisioni. No? L'Unione Europea probabilmente via via è sempre più qualcosa di diverso e quindi può darsi che gli strumenti di cui gli obiettivi che l'Unione Europea e la Corte per l'Unione Europea prima degli altri forse deve cominciare o può cominciare a valorizzare siano anche altri. Tutta la sessione del mattino, ma anche parte della sessione del pomeriggio, ha richiamato, pur nelle diverse ambiti settoriali assegnati, i diritti fondamentali. I diritti fondamentali dell'Unione sono oggi, diceva il professor Tiziano, è cambiato qualcosa da quando c'è la Carta, sono oggi qualcosa di diverso, qualcosa che caratterizza l'Unione in un modo diverso. Il principio di solidarietà tra gli Stati non fa certo parte della libertà di circolazione, però forse è un principio che deve caratterizzare l'Unione Europea in un modo diverso. Il principio di leale cooperazione degli Stati, da principio generale, può diventare forse principio costituzionale ancora più forte. E il diritto internazionale privato come insieme di strumenti e di tecniche può essere utilizzato per realizzare anche questi obiettivi. E in particolare cito, ma mi limito soltanto a citare, tre strumenti che potrebbero essere meglio valorizzati. L'ordine pubblico non solo inteso come ordine pubblico negativo e quindi come limite all'ingresso di valori giuridici stranieri, per lo più all'interno di ordinamenti nazionali, ma l'ordine pubblico positivo, che è in particolare enfatizzato dalla dottrina italiana come veicolo per l'affermazione di principi superiori e inderogabili, comuni, eventualmente ancorati alla Carta, ma forse non solo, e che potrebbero far emergere un ordine pubblico europeo che sostituisce i valori nazionali e che diventa unificante. Il gioco delle norme di applicazione necessaria, anche qui, la Corte di Giustizia aveva già aperto una strada sulle norme di applicazione necessaria nel 2000 con la sentenza Ingmar, quando le norme di applicazione necessaria erano quelle dell'Unione Europea e si applicavano a scapito della legge straniera extra UE, nella fattispecie una legge americana, e tutelavano l'agente commerciale dell'Unione. Sentenza poi ripresa nella fattispecie UNAMAR. Ma poi il concetto della norma applicazione necessaria ha avuto un'applicazione molto deludente dal mio punto di vista nel 2016 nel caso Nikiforidis, un caso nel quale, quanto ci ho, più due secondi, nemmeno, sono già decorsi, Nikiforidis, soltanto due parole, un caso in cui un cittadino greco
che aveva un rapporto di lavoro, insegnava in una scuola greca in Germania, si vede ridotto lo stipendio in funzione, in conseguenza dei tagli al bilancio dello Stato greco, e siccome lui lavora in Germania, abita in Germania, va di fronte alla corte, al giudice tedesco, e dice: io ho diritto ad avere tutto il mio stipendio, la legge applicabile a questo rapporto è la legge tedesca. E il giudice del rinvio chiede alla Corte di Giustizia come deve valutare questa situazione in cui il rapporto è certamente regolato dalla legge tedesca, ma c'è questo fatto importante di norme greche che tagliano lo stipendio. La scuola era greca, quindi lo stipendio era pagato dallo Stato greco, il quale dice che tutti i dipendenti pubblici hanno una decurtazione del loro stipendio. E la Corte di Giustizia dà un'interpretazione molto testuale, molto precisa, molto solo dell'articolo, solo del regolamento Roma 2, Roma 1, dicendo che queste norme di applicazione necessarie non rientrano nel campo di applicazione del regolamento Roma 1 e che il rapporto regolato dalla legge tedesca, queste norme di applicazione necessarie, le uniche norme di applicazione necessarie che posso guardare sono quelle del foro o quelle del luogo di esecuzione del contratto, in entrambi i casi quella tedesca, e quindi le leggi, norme di applicazione necessarie greche non rientrano nel concetto di norma applicazione necessaria. Con questo, da un certo punto di vista, lasciando un po' a bocca aperta, nel senso che un obiettivo quale potrebbe essere quello della solidarietà, anche della cooperazione tra Stati, lo Stato greco, che, come posso dire, non appoggia una politica dovuta da parte dell'ordinamento greco, e dovuta all'ordinamento greco in attuazione dell'accordo fatto con la Commissione, la Banca Centrale e la Banca Mondiale, la quale si vede comunque obbligata a non dar seguito a questa cosa. Mi fermo se solo con una parola. Siamo in un momento di difficoltà e di crisi, questo credo che sia evidente a tutti, e occorre forse essere creativi, saper guardare oltre quello che è stato fatto finora. La Corte di Giustizia si è sempre caratterizzata per essere creativa, no? Per avere superato schemi che sembravano consolidati, avere individuato soluzioni diverse. E anche saputo sempre dimostrare un sano realismo, non solo giuridico ma politico, no? Capire quando è il momento di spingere sull'integrazione e quando è invece il momento di lasciare agli Stati membri l'esercizio delle loro prerogative nazionali, statali. E in questo senso si nota in questo momento una tendenza della Corte di Giustizia a lasciare al giudice nazionale una maggior discrezionalità, una maggior margine di apprezzamento di quanto non avesse fatto in passato. Allora, in questa logica a me sembra che sia forse possibile per la Corte di Giustizia riprendere in considerazione o valutare meglio le possibilità offerte da uno strumento, qual è, da un insieme di strumenti, qual è il diritto internazionale privato, che ha come tra i propri obiettivi proprio quello di favorire l'armonia delle soluzioni e il coordinamento tra ordinamenti. Quindi gli obiettivi non sono così lontani e può darsi che la Corte possa fare utile esercizio anche di questi strumenti. Grazie. Grazie.